Questa sera continuiamo a giocare alla leggenda dei 5 anelli e chiederei a Roberto di fare un piccolo riassunto mentre io faccio le cose tecniche che vanno fatte, grazie. Ok, l'ultima puntata siamo arrivati in un villaggio abbandonato e sperduto nelle terre d'ombra. Siamo arrivati io, Ida, Kitsune, Ida, Xiang e Hakuseki. Quando siamo entrati siamo stati accolti da delle donne armate che ci hanno disarmato, chiesto di disarmarci, ci hanno dato ospitalità, hanno detto di non fare troppe domande, di stare un po' attenti perché il posto è brutto e non c'è neanche un uomo e queste donne particolarmente non amano gli uomini. Esatto. Dentro abbiamo scoperto che questo villaggio è soggetto molto probabilmente al ragno, c'è anche una specie di rivalità con le genti del ragno che hanno preso uno degli uomini del villaggio e l'hanno appeso su un palo alla Vlad, l'impalatore, all'ingresso del villaggio. Abbiamo fatto un giro di informazioni grosse, non ci sono state se non un mulino a una certa distanza dal villaggio, è molto probabilmente corrotto e sotto le tenebre dell'oscurità delle terre d'ombra. I pro di Nue hanno deciso di andare a investigare la cosa. Nel frattempo sono stati raggiunti da Aizawa, Kakita e basta, perché Umon è rimasto in città, che si sono aggiunti, è stato spiegato quello che stavano andando a fare. Kitsune ha avuto un'idea brillante di usando la pelle di Mayumi, la pelle di volpe che era stata acquisita dopo il grande scontro con Bayushi, in grado di trasformarlo a tutti gli effetti, pare, nella vecchia Bayushi, capo clan dei ninja dello scorpione, ha deciso di camuffarsi per andare a informarsi. Magari le donne erano più disposte a vedere meglio questi uomini se ingaggiati e inneggiati da una donna che è una... si voleva spacciare per una veggente che veniva dalle terre d'ombra. Non è andata proprio come voleva Kitsune, perché una volta arrivato lì Aizawa, pensando che scherzasse, è dato uno schiaffone. Le donne si sono abbastanza alterate che un ospite abbia preso a schiaffi una donna, l'hanno inforcato nella schiena, li hanno praticamente quasi scacciati via. Kitsune non ha saputo prendere al momento la palla al balzo per rassettare la situazione. E alla fine, mentre loro venivano quasi sospinti a colpi di forcone verso il mulino che hanno promesso di andare a difendere, Ida ha detto, cercando di reggere, Kitsune non ha ancora capito se era per reggere il gioco di Kitsune o per proteggerlo, questo è quello che pensa lui. In realtà era per Ida, immagino, fuori dal gioco, sia stato un rivelati che doveva andare al mulino a picchiare. Kitsune ovviamente, i Nue non lo sanno perché è sempre stato coraggioso e uno dei primi a buttarsi nella mischia. In realtà nel suo cuore di leone ha deciso, beh, se Ida ha detto che devo rimanere qui, forse ha un piano superiore, indaghiamo, parliamo con le donne, parliamo con il mercante che si trova qui e scopriamo come possiamo essere d'aiuto. Tanto hanno uno Xiang, qualsiasi cosa ci sia al mulino. Non hanno paura di usarlo. Qualsiasi cosa ci sia al mulino, dalla parte di rituali e invocazioni degli spiriti sono protetti. Dalla parte di qualsiasi altro tipo di cosa sono protetti da Xiang. Non corrono rischi e Kitsune nei panni di Bayushi è rimasto a sorseggiare tè con il mercante Musashi, che a quanto pare sa più cose di quelle che sembra. Assolutamente. Ed è anche l'unico uomo nella città. È l'unico uomo città. Che tra l'altro le donne hanno fatto entrare senza fare domande all'ingresso, quindi lo conoscono bene. L'impressione che vi ha dato è proprio di una persona che è abituata a venire qua, conosce il villaggio, conosce le persone che ci abitano. E conosce secondo me anche altre cose che non rivela. Ha riconosciuto immediatamente la vecchia Bayushi. È uno scamato, secondo me. Ha un cavallo, il che vuol dire che non è nemmeno un poveretto. Esatto. E da quello che ha capito Kitsune, chiacchierando un po' con lui, a quanto pare sa che la vecchia Bayushi teoricamente non dovrebbe essere qui per un motivo o per l'altro. Diciamo che questo è quello che è riuscito a capire. Sì, parlandoci per un pochino è stato proprio un... evidente che lui si rendesse conto che le voci sulla morte di Bayushi erano esagerate, come si suol dire. E ha anche riconosciuto la vera identità del granchio. E comunque fra le righe non l'ha detto, esatto, ma l'ha lasciato sì. Intendere. Per rispondere a uno dei cani che mi dice come faccio a fare questo dopo 8 ore di ufficio, perché oggi ho lavorato da casa. E da casa è molto rilassante. Io invece e viva lo smart working! Io invece non ho lavorato da casa e lo faccio lo stesso. Già.
Venendo appunto un secondo, dimmi. Quanto costa alzare l'anello? Quando si è a due... Per alzare l'anello ti costa... Per due, per quattro. Per il vuoto, non è vuoto. Sì, però praticamente se ti alzi strength e devi per alzare prima i due sotto anelli, esatto, entrambi. Che costa per due dell'attuale. No, di quello a cui devi arrivare. Ah, di quello a cui devo arrivare. Quindi ti costa 12. 6 e 6. Sì. Io ho 14. Puoi alzarli tutti e due e arrivare a 3 di anello. Kitsune, veniamo a te. Prima, dai, prego. Prima di scoprire che cosa è successo a Ida e agli altri due nue. Per il momento c'è la telecamera che è partita, è andata dove vicino al mulino si sono sentite urla, strilla, rumori di cazzotti, e poi si è venuta dove che sorseggiano il tè e parlano del più e del meno e del tempo. Uno dei kami dell'etere dice addirittura di aver capito chi è Musashi, forse, chi lo sa. Prova a scrivere, non ti dirò se è vero finché non viene scoperto, ma ti scriverò in privato per dirti sì, era lui. I kami lo sanno, invoco i kami. La ragazza Inari, la capa del villaggio, che è quella che abita nella forgia dove adesso state bevendo il tè tu e Musashi, è stata mandata da Musashi a prendere qualche cosa e non è ancora tornata. Pensi che Musashi sia abbastanza del posto e abbastanza immanicato da avere un segnale segreto che dica voglio parlare da solo per un po'. Ok. E infatti nessuno ha più disturbato la casa, nessuno ha bussato, non avete sentito nemmeno qualcuno avvicinarsi da fuori. Musashi ha continuato a bere finché non è finita tutta la teiera. Sì, abbiamo parlato più del meno, proprio tè, a caso. E il tè, ti sei reso conto, è il tè buono di Giada. La cosa particolare è che no, ne hai visto parecchio in casa di questa ragazza. È possibile che venga coltivato qui. Però non hai visto arrivando nessuna piantagione di tè. Però siamo arrivati da una parte, potrebbe essere da un'altra parte. Tu il giro di tutto il villaggio non l'hai fatto da fuori. Chiacchieriamo sempre più del meno, io cerco di capire il più possibile. Per prima cosa, parlandoci, chiedendo più che altro le classiche informazioni sul quale strada potrebbe essere più tranquilla per una povera anziana signora, quale posto dove si può prendere qualcuna scorta, magari una portantina perché le gambe sono vecchie e stanche. Voglio cercare di capire quanto ne sa della zona. E se soprattutto se questa cosa, se quello che sa della zona è dato da tutti, una cosa lavorativa perché ha interessi nella cosa, oppure perché è di qua. Ok, allora fai un tiro di sincerità. Lui non sta particolarmente cercando di nascondere quello che sa della zona, però il cercare di capire perché lo sa è un po' più difficile. Sì, però stando sempre il più sul vago possibile, quindi sì, se sì, devo sì prendere un raise. No, il tiro è a 20 perché vuoi capire il perché lui lo sappia. Ok. Lui non sta cercando. È una cosa in più rispetto al farcela basta. Sì, è un pochino più difficile perché vuoi capire una cosa in più. Cos'è? Awareness, no? Sì. Lucky. Cominciamo subito. Brucia Cosmo. Già non era male, Ma non bastava. Questo adesso basta. Questo quello basta, sì, quello basta. 8, 30. Sì. Allora, ti rendi conto che della zona sa un sacco di cose. Non entra nel dettaglio di nulla, ma da come parla di questo posto, dei posti che ci sono intorno, è chiaro che sia uno che ha vissuto da queste parti per parecchio tempo e c'ha anche affari e ha sicuramente affari in loco. Questo un po' l'avevi già capito perché ha parecchie bisacce sul cavallo, che sono ben più di quanto serva a una persona per viaggiare. Ce l'ha detto che viaggia spesso, ma io non c'ero. Non è che uno viaggia ma a caso. Ma io non c'ero. Ah, ok, scusa. C'era Ida. C'era Ida. E l'altra cosa è che il tipo di affari ti sembra che sia molto personale. Cioè non fa parte di una gilda di produttori di riso. E quindi posso dare per scontato che se affari ed è del luogo ha sicuramente qualche contatto con il ragno. Perché sono quelli questo che è praticamente sicuro. Scontato. Questo è praticamente sicuro. Non puoi stare nelle terre d'ombra a fare quello che fa lui senza. Se tu non fossi così onorevole come sei,
Potresti guardare nelle sue bisacce. No, al massimo gliene scompiglio solo. Xiang, mi rammenti a me, Robè, dove stavamo andando per recuperare la tua pergamena? Ah, il castello di Ciuda del clan Mitsuhashi. Cioè, almeno io so di dover cercare lì. E questo ce l'avevi detto, no? Sì. Che poi abbiamo organizzato anche. Ah, mentre ci parliamo sempre altri 2-3 minuti del più e del meno. Quindi consigliate a questa povera signora debole di trovare qualche mercenario qui intorno? Qualcuno mi sembra di averlo visto. Qui sono andati al mulino, forse. È libera la strada per il clan Mitsuhashi, giusto? Dipende che cosa vogliamo dire con è libera. Sicuramente troverete pochi uomini lungo la strada. Il che vuol dire anche probabilmente nessun bandito. Oh, il problema... Lui mi ha detto il suo nome. Musashi. E in questi casi... È sempre un po' leccaggio dargli la... San. La pella di... Ok. San quindi, è... Quindi in questo caso Musashi-san. Non mi preoccupano i banditi. E faccio un sorriso cercando di fare il sorriso quello che ho visto alla vecchia Bayushi quando ha detto attaccate e uccidete tutto, no? Sai quello dove il potere ce l'hai tu. Mm-hmm. E dico, il problema è che qualcuno potrebbe creare un piccolo problema. Come potete sapere sicuramente, non molti sanno che posso camminare fino a casa di Musashi, cercando di fargli intuire che sono morta. Credo anche che però poche delle persone che incontrerete per strada abbiano incontrato donne che hanno vissuto fino a una età veneranda come la vostra. Quindi cosa consigliate a una povera signora per raggiungere le terre di Musashi? Sicuramente eviterei la strada per il castello dei Ciuda. Fammi una prova di cortigiano, se ce l'hai. Sì, ho 2. E mi gioco un punto vuoto. Ok, lui fa una prova contrapposta. Ripeto, brucia con di sincerità. Difficoltà? La sua prova contrapposta. Ventisette. 33. Posso usare Lucky? No, perché mi hai detto il risultato. Sì, puoi usare Lucky. Vabbè, cos'è che stava chiedendo, scusa? Vedi che sta cercando di tirarti fuori a te un'informazione o cercare di capire se tu sai un'informazione in proposito a quello che gli hai allora chiesto. Allora devo tenere. Cazzo, posso usare tutti la chiedere così? Beh, oddio, perdere informazioni in questo caso invece di guadagnarne mi sembra un buon momento per spenderlo. Lucky. Brucia Cosmo di Kitsune. Tengo l'altro che vabbè, 27. Ha finito il gas. Smetti di parlare perché capisci che stava per tirarti fuori un dettaglio importante. Capisco quale? Sì, capisci che tu non sai esattamente dove viva lui. Però la vecchia Bayushi dovrebbe saperlo. Okay. E il fatto che tu abbia detto qual è la strada migliore, lui ti abbia detto dovresti evitare la strada per il castello dei Ciuda, non sai in che situazione ti potrebbe mettere. Quindi continuare in questa linea di... Perché se è uno del castello dei Ciuda potrebbe dirgli ma ci sarete voi a proteggermi, no? E invece se invece no, ok. È una situazione molto... Faccio finta di strozzarmi un po' col tè. Motoko-san, tutto bene? Purtroppo, per quanto i kami siano amici e fidati, il corpo invecchia. Purtroppo.
è un destino che attende tutti noi. Io ormai sono sulla buona strada. Oh. Ne dovranno passare tante di lune prima che raggiungiate la mia veneranda età e acquisiate le conoscenze che ho io. E provo a guardarlo bene, a vedere se mi sembra familiare. Allora, guardandolo... Io ho preso un pregio riguardo a una vecchia persona concessami dal master, che possa, forse potrebbe essere la stessa, che ha visitato le terre dei Kitsune tempo fa. Racconta chi è questa persona. Perché molto tempo fa, e mi sembra familiare lui, molto tempo fa nelle terre dei Kitsune è arrivato una ragazza che era la figlia. La figlia di questo che assomiglia a Musashi, che forse è lui, forse no, per chiedere in sposa il primogenito della famiglia Kitsune. A quanto pare i Kami avevano parlato a questa donna, lei, dopo aver visto la copertina, tipo su cioè diciamo l'equivalente del ritratto fatto dal pittore mandato nelle terre dei Kitsune per poi tornare in terre lontane da dove viene questa ragazza, si è follemente innamorata della nostra volpe. E questo è il mio difetto, bad love, perché probabilmente ha già ucciso o sta pianificando di uccidere qualsiasi cosa si possa mettere tra lei e me. Non so perché ero un ragazzino, ero un bambino, non so bene per quale motivo. Sicuramente quello politico, ma sicuramente potrebbe esserci anche qualcosa sotto se è la stessa persona. Il suo padre, che assomigliava tanto a questo Musashi, ha accompagnato la figlia. È stato scoperto dal custode di pergamene del clan dei Kitsune della Mantide, che ovviamente sono andati a vedere tutti i vari documenti, perché poteva essere una cosa buona, persone da lontano, però comunque onorevoli, sembrava. E hanno scoperto che in realtà questi venivano da terre da cui non dovrebbe venire nessuno, e soprattutto terre dove non vi è nessun onore, tantomeno che vale all'impero. Il nome di questa ragazza era Daigotsu Fumiko. La famiglia Daigotsu è la famiglia più importante del clan del ragno. Ok. Daigotsu. Daigotsu. E suo padre è Daigotsu Jin, il daimyo della famiglia Daigotsu. Quindi nonché capo di tutto il clan del ragno. Quindi potrebbe essere un parente questo, che si assomiglia molto. A meno che... Comunque, fatto sta che... Un po' come Akuseki e suo zio. Sono stati scacciati dalle terre della volpe. Lei ovviamente ha continuato a mandare lettere, messaggi che sono stati chiaramente bloccati dal padre di Kitsune perché disonorevoli e quant'altro. E quindi cos'è esattamente che io so su questo Daigotsu Jin? Che potrebbe causargli problemi? Allora, perché il talento, l'abilità che ho preso è blackmail. Quello che sai tu è che potrebbe in qualche modo non tanto metterlo nei guai, ma metterti in una posizione di vantaggio. Ok. È che sua figlia, nella follia dell'amore per te, ho sempre paura a dare in mano a Claudio personaggi femminili. Uno l'hai inventato tu, però questo te l'ho creato io. Cazzi tuoi. Sì, questa volta me la sono cercata chiaramente. Nella sua follia, le contendenti che cercavano di ottenere le tue attenzioni, che sono sparite, si è poi scoperto come erano state fatte sparire. E c'entrava la magia del sangue. Ok. Quindi sai che sua figlia, se non lui, ma perlomeno sua figlia, è una Mao Tsukai. Mentre del ragno si sa che ci sono i Mao Tsukai dentro. Quindi se ci fosse sono... un parente del daimyo, non è detto che sia un Mao Tsukai, però. No, non è detto che... Oppure anche solo lei potrebbe essere normale. In genere i Mao Tsukai sono nell'altra famiglia del clan del ragno, la famiglia Chuda. Mentre la famiglia Daigotsu ha un passato estremamente oscuro, perché uno dei suoi antenati, non troppo lontano,
è stato il prescelto di Fuleng che ha cercato di riaprire il portale verso Jigoku. Quello degli altri? No, dai Gotsu. Chuda, dei Dagotsu? Cos'è che hanno fatto, scusa? Hanno cercato di aprire un portale su Jigoku in modo che Fuleng potesse rinascere e conquistare il mondo. Questo prima di entrare sul Jigoku è quello degli Oni? Sì, esatto. Ok. Quindi mentre riconosco una cosa del genere, faccio un attimo così. È una famiglia con un passato abbastanza importante, sì. Però d'altro canto è anche la famiglia che una volta morto questo antenato si è impegnata più di tutti per ripulire il nome del clan del ragno, okay. E dimostrare che anche loro sono a tutti gli effetti dei samurai degni dell'attenzione dell'imperatore. Tant'è vero che spesso sono entrati in contrasto con la famiglia dei Chuda, proprio perché i Chuda invece hanno continuato nelle loro vie malsane. Ok. Quindi questa flash di illuminazione mi viene in mente, lo guardo, faccio continuo a... Sapete, Musashi-san, non parlavo a sproposito di vecchiaia, inizio a sentire il peso degli anni e preferirei raggiungere in sicurezza, la sicurezza più veloce che ci possa essere, e sicuramente vorrei anche prestare i miei saluti a Fumiko. E intanto passiamo a Xiang. Ma dobbiamo proprio Dobbiamo proprio. E ti dico solo che io poi, chiacchierando comunque del più del meno, buttando la cosa così, voglio sapere, cercare di capire se può essere lui o quanto parente vicino è, perché sicuramente non è lui per me. Xiang, tu ti sei preso un attimo uno spavento quando hai visto Ida trascinato sott'acqua. E non ho avuto modo di... No, perché nello stesso istante hai sentito anche te essere trascinato sott'acqua. Veramente? Ma non era solamente uno? No, tutti e tre. Adesso sono due. Ah, anche te, mi sa. Ma ci arriviamo dopo, a te, non ti preoccupare, Isawa. Prima c'è il povero Xiang. Faccio così. Tappo il naso. Ti svegli completamente fradicio. Sei nel letto del monastero dove sei cresciuto. E aprendo gli occhi un po' alla volta senti intanto parecchio freddo, perché comunque sei bagnato e non sai da quanto tu sia in questa condizione. Cool. Ma qualcuno ti ha anche coperto con una coperta, cercando di asciugarti il più possibile. E stai iniziando a scaldarti anche perché nella stanza è stato acceso un fuoco. Vedi che davanti al fuoco c'è seduto qualcuno che sta smuovendo le braccia per dare un po' di vita al fuoco. Lo vedi di schiena, i capelli abbastanza lunghi, bianchi. Sente dei cani abbaiare? Sente dei cani abbaiare in lontananza. È mio nonno, vero? È tuo nonno. Sei sveglio? Sì, onorevole. Onorevole antenato, perché per me è morto. Ci hai fatto prendere uno spavento, a me e a tuo padre. È che io guardo meglio e vedo che è di carne e ossa. O è di carne e ossa o sei anche tu uno spirito. Le possibilità sono due. Comincio a tastarmi. Tu ti senti di carne e ossa, ma gli spiriti vivo. Si sentono di carne e ossa? Bella domanda. Chi lo sa? Dovrei essere morto per saperlo. Forse qualche Shugenja esperto di spiriti degli antenati ti saprebbe rispondere. Sawa! Ma... io diciamo che sto al gioco al momento e avanzo, mi alzo. Il mondo ti sembra molto più grosso di come te lo ricordavi. E guardo il mio corpo che... c'è un bambino di 10 anni. Ora mi torna il mio nonno vivo, merda. Ma fai gli stessi danni. Non dovresti andare da solo alle cascate.
perché io mi voglio allenare, voglio diventare forte come te. Allenarsi è un conto, rischiare inutilmente la propria vita per dimostrare qualche cosa è stupido, non ti farà guadagnare né onore né conoscenza. E si gira verso di te, vedi che è vecchio e rugoso come te lo ricordavi, però è lì davanti a te, vero, vivo. Avrei quasi un moto da abbracciarlo, però mi contengo con grande sforzo. Sì, nonno, ho capito. Come non sei caduto nel fiume? C'è un ricordo che sono di una volta che sei caduto nella cascata, sì, raccontamelo tu. Di una tecnica del drago d'acqua che vuole che con i pugni, diceva la leggenda, si potesse risalire la cascata. Invertire il flusso della cascata. Siang, fiore di luna, ti cerca! Ah, quello che non ti ho detto è che tuo nonno è molto piccolo e viola. Volevo essere come quel leggendario guerriero e risalire la cascata con i tonanti pugni del drago. Me la raccontavi spesso, nonno. Quello era un cavaliere dello zodiaco. Lo so. Ci hanno fatto un cartone, ma prima era una leggenda di Rotterdam. Esatto. E ti ricordi che cosa ti raccontavo di quel guerriero? Del perché lui avesse invertito il flusso della cascata? No. E di come ci fosse riuscito? Concentrando tutto se stesso nei suoi pugni. Tu pensi che il tuo corpo possa invertire il flusso di un dio? No, ma un drago può piegare la volontà del dio a se stesso. Un drago non può piegare la volontà di un dio. Un drago è al pari di un dio. L'unica cosa che può fare il drago è convincere il dio ad andare da un'altra parte. E ruggire più forte? Non necessariamente. La calma, spesso, è molto più efficace della furia. E dovrai imparare a essere calmo. Sì, nonno. E inchino la testa. Dimostrami che sei in grado di farlo. Vedi che allunga la mano nelle fiamme del fuoco e prende un pezzo di brace e lo tiene tra le dita senza assolutamente nessun problema. Prima era la carota, adesso c'è la brace. Pensi di poterlo tenere? Sì. Fammi un tiro di meditazione. E vai. Quindi sono 36. Ti ricordi che questo discorso l'hai già fatto con tuo nonno e già quella volta ti sei bruciato, perché in realtà non avevi ancora imparato cosa volesse dire. Infatti volevo attivare il tatuaggio. Anche perché non tiravi 5 dadi. No. Tiravo uno forse. 2. È il minimo con cui partono. 2 no. 2 meno 1 perché sei un bambino e quindi esatto. Dici sì, posso farlo. Esatto. Pensavo proprio a questo. Perché io basso? Che ci vuole? Basta poco, che ci vuole? Ti ricordi che ti sei bruciato una volta, ti sei bruciato due volte, ti sei bruciato tre volte, hai continuato durante le notti dei mesi successivi a cercare di tenere questa brace tra le dita senza bruciarti, finché non hai capito che era impossibile farcela da solo e anche tuo nonno aveva usato un trucco. Vedi che lì di fianco dove è seduto lui adesso ha una bacinella piena d'acqua. E prima di prendere la brace dal fuoco si era bagnato la mano e vedi che la mano era rimasta in qualche modo appiccicata all'acqua che la copriva come un guanto.
Ho usato il chio dell'acqua, quello della rigenerazione, che io e te lo passa. Io lo posso attivare in automatico senza neanche usare l'acqua. Sono più grosso di mio nonno. Ok. Sudo. Tornano anni fa. No, vabbè. Faccio anch'io per allungare la bacinella nell'acqua. Controllo l'acqua. Guanto l'acqua sulla mano. Ci provi e l'acqua rimane acqua nella tua mano. Ah, oh cazzo! Ah, vedo che hai già iniziato a capire. E ributta la brace nel fuoco. È per questo che ero anche la cascata, nonno. Devi solo ricordarti una cosa importante, Xiang. Il tuo corpo è al tuo servizio, ma tu sei al servizio degli dèi e dell'imperatore. Come ti aspetti che il tuo corpo ubbidisca ai tuoi desideri, così gli dèi si aspettano da te. Saranno gli dèi a dirti quando potrai prendere una brace senza che le tue dita si brucino. E quando hanno parlato a te, nonno, gli dèi? Quando si coglie il segno? È come quando un uomo si innamora di una donna. Non c'è nulla che te lo dica veramente, tranne che lo sai. Beh, non le capirò mai quelle cose. Adesso torna a leggere la pergamena che della tecnica. Le donne! Torna a leggere la pergamena del drago nascente. E domani. Questa era bella. Verrai alla cascata con me. Va bene. Nel frattempo, anche Izawa si sente trascinato sott'acqua. Non hai imparato la tecnica delle pinze di ferro. Che è superiore alla tecnica del chio dell'acqua. Ce n'è una che è ancora più sopra. Quella della tecnica raviolo. Delle castagne sul fuoco. Calma. Sì. Ah, io pensavo alla tecnica del raviolo alla piastra sulla brace. La tecnica di prendere la brace e buttarla nella bacinella d'acqua. Quella è avanzata, però. Eh sì. La tecnica del bastone fra le ruote. Buono, che se mio nonno ci sente ci picchia tutti. Della carota e del bastone, stone. Ma soprattutto del bastone, proprio il nome completo. Ma della soprattutto tecnica. Di Izawa. Esatto. Izawa-san viene trascinato nelle acque torbide. Torbide e puzzolenti, del fiume vicino al villaggio delle donne. Ma da cosa? Da una forza? Da un tentacolo, una forza. No, sentite proprio qualche cosa, non è un tentacolo, sembra più la mano di qualche cosa che vi afferra per le gambe e vi trascina di sotto. Però da quello che tipo film visto, horror di quando vengono tirati dentro l'armadio nel corridoio buio. Esatto. Okay. E come nei film horror in teoria non ci dovreste stare lì dentro, perché il fiume non era così alto da avere una creatura abbastanza forte che da sdraiata riuscisse. Ma chiunque, se ci fosse qualcuno che lo guardava dall'esterno, vedeva proprio il sì e sparisce sotto intanto così d'acqua. Quindi moriremo come dei pirla in una pozzanghera. Perfetto. Come muoiono tutti gli eroi alla fine. Izawa, anche a te abbaiano i cani. Anche a te abbaiano i cani. Questo è il filo conduttore dei sì, sogni. Esatto. Nel sogno. Fico però. Vieni trascinato sott'acqua e tu però non ti risvegli bagnato nel letto di quando eri bambino. Senti i cani che stanno abbaiando alla finestra di casa tua? E ti affaccia a vedere perché i cani del villaggio stiano abbaiando così forte. Vedi che nel villaggio sono tornati un piccolo gruppo di guerrieri della Fenice che si erano allontanati per servire l'imperatore e che sono finalmente tornati a casa dopo un paio d'anni. La guerra civile ha chiesto parecchio a tutti i clan, a tutte le famiglie, anche i villaggi più piccoli si sono dovuti piegare all'esigenza di dare i propri guerrieri più forti all'imperatore in modo che la volontà dei kami venisse protetta. Quindi io sono un adulto? Sei un giovane adulto. E tra le persone che sono tornate a casa c'è anche tuo padre. C'erano altri parenti che erano partiti? C'è solo mio padre? Beh sì, no, in realtà essendo un piccolo villaggio siete tutti parentati. Più o meno una famiglia o... Corro fuori, ovviamente voglio essere fra i primi a
a rivederli e abbracciare mio padre soprattutto. E tuo padre ti abbraccia, ma senti che è un po' distante da come te lo ricordavi. Come se ci fosse una specie di muro tra voi due. Qualche cosa che è successo durante i suoi viaggi l'ha cambiato. Beh, gli chiedo di raccontarmi. Cerco di osservarlo per vedere se sta bene. Fammi un tiro di percezione. Se non hai nulla di tipo cortigiano, potrebbe funzionare per capire qualche dettaglio segreto. È vecchia. Ah, ok. Ecco. Courtier 1, 4K5. Ok. 4K5 la vedo molto dura. Perché vuol dire che ne tiri 4 e ne tieni 5. Infatti. Effettivamente se non hai dadi di manto awareness, quindi 3, quindi è 4K3, sì. 4K, ah, forse è un 3, non è un 5. Ah, vedi, sì. Come se mi ammanto qualcosa, devo tirare un viola e fare due successi. Zitti. 4K3 974. 4K5 uno lo 20. Prendi a caso da qui. Esatto. E prendi di che risultato 20. È 20. Bello. Allora, ti rendi conto che in salute ti sembra in salute. Ha delle cicatrici vistose addosso, ma un po' tutti i guerrieri che sono tornati al villaggio hanno cicatrici addosso. Quello che senti più che altro è che è come se non riconoscesse tutte le cose che sta vedendo al villaggio. Ti ha abbracciato, però ti ha abbracciato come tu abbracceresti un cugino che hai visto 15 anni fa e di cui ti ricordi il volto, ma senza essere sicuro di chi sia. Forse la sua mente ha subito delle modifiche, dei traumi, delle cicatrici. Non è strano che anche i guerrieri più forti, dopo gli orrori che vedono in guerra, subiscano... Naturalmente, essendo appena tornato e notando questa cosa, cerco all'inizio di far finta di nulla perché capisco che magari è scosso. Però nello stesso tempo cerco di preparare il tè o comunque farlo stare a suo agio, farmi raccontare cosa è successo, vedere se magari comincia a recuperare la memoria. Cerco di aiutarlo. Vedi che anche quando lo accompagni verso la casa, infatti sta guardando le case del villaggio, la propria abitazione, come se la vedesse non per la prima volta, ma per la seconda. Un posto che in qualche modo si ricorda. Sì, lo riconosce, ma è lontano da sé. Ma da quanto tempo era in via? Un paio d'anni. Sti cazzi. Non abbastanza da dimenticarti di casa. Cioè, no, ma abbastanza da farti una serie PTSD. Ah beh, esatto, sì. Sindrome da stress post-traumatico a manetta. In 2 anni ha voglia a fartene, dipende dove vai. E che cosa hai visto e contro chi hai combattuto. Anche perché durante la guerra civile in realtà è stato anche amici contro amici, parenti contro parenti, quindi chissà chi ha dovuto uccidere in guerra. Cazzo. Minchia. Ma ti basta anche un mese per farti allora una serie. Allora faccio... Non gli chiedo le cose subito. Lo faccio stare a suo agio. E semmai gli parlo di cose nostre, del villaggio, di quello che è successo. Così dimentica un po' quello che è successo, cioè, che ha vissuto, ma recupera dei ricordi. Ti faccio anche delle domande, gli chiedo se si ricorda quella volta che è successa quella cosa, quella sera. Fai un'altra prova di cortigiano per cercare di togliere un po' di peso, sviando il discorso su... cose più leggere. Oh, il mulino, hai visto? Sì, hanno cambiato le pale l'anno scorso, uno si è fratturato un braccio, ti ricordi? C'è una tizia piantata con la spada. 14? 16. 16. Non sorride, però vedi che almeno è un po' meno teso di quando è arrivato. E durante la sera alcuni dei suoi... compagni di guerra, di viaggio, passano a salutarlo e a cercare di confortarlo. Ti sembra che gli altri siano meno scossi di quanto lo sia lui? Quindi ne fermo uno quando non sente mio padre e non vede.
ne fermo uno, gli dico: dimmi cosa è successo a mio padre. Non so se tuo padre sarà contento di me che ti racconto questa cosa. Ma mio padre è come se non fosse qui. E se voglio ritrovarlo, ho bisogno di capire dove cercarlo. È interessante che tu stia usando proprio queste parole. Cercarlo. Forse lo puoi cercare. Forse il ricordo che è rimasto dentro di te, di tuo padre, ti può aiutare a trovarne almeno un frammento. Non credo che riuscirai a trovarlo, e forse trovarlo ti svelerà delle cose che preferiresti non sapere. E in quel momento ti ritrovi, sei di nuovo adulto, e sei in una distesa che sembra i territori della Fenice, dove la foresta del demone, dove hai vissuto gli ultimi anni della tua vita prima di unirti ai lupi, ma con i colori completamente sbagliati. Gli alberi sono rosa, i tronchi sono azzurri e il cielo è violaceo nero. E ti ricordi di quando eri daltonico? Guardo attorno, non capisco, cerco di chiudere gli occhi e riaprirli, poi concentrarmi. E quando sbatti gli occhi fai un tiro di meditazione. Dove ho il mio rosario che mi dà un più uno K1 in meditazione. Ah, sti cazzi. Dunque, più uno K1 una cosa. A la meditazione. Però io meditazione cosa si tira per meditazione? Esatto. In quelle mie void. Void. È lo stesso cosa void, io. In cui ho 3. Quindi tireresti 3, diventano 4 K4. No, almeno un punto deve averlo. No, puoi tirare lo stesso, non ci aggiungi niente, non esplodono i 10. 18, 23 in tutto. Se non esplodono i 10, no, ho fatto senza 20. Avere punti meditazione i 10 non possono esplodere, purtroppo. Ah, vabbè, allora spendo questi due punti esperienza. Uno. Ne spendo uno. Perché il secondo punto costerebbe 2, quindi te ne servirebbero 3. Quindi tiri un altro dado e ritiri il 10. Vabbè, 23. Più 12. E quindi. E mentre sbatti gli occhi ti rendi conto di dove potreste essere finiti e un po' ti preoccupi, ma da un certo punto di vista vi è andata molto bene. Quello che abita nel fiume vicino al villaggio vi ha trascinato nello Yumedo. Yumedo è il regno dei sogni. Ci sono pochi posti nel Ningendo, che è il vostro mondo. Poi ti passo la scaletta dopo con tutti i reami. Ok, grazie. E stavo scrivendoli apposta. Ci sono pochi posti nel mondo dove il regno dei sogni si avvicini abbastanza al regno degli uomini da poter attraversare da uno all'altro. Evidentemente è una specie di portale in questo, sì, luogo. Sono vicini i due mondi. Esatto, il che vuol dire che sei in un regno dove plausibilmente tutto è possibile. Perché si narra di Shugenja in grado di plasmare i sogni a propria volontà e gli spiriti che abitano queste terre spesso prendono l'aspetto di ciò che gli umani conoscono per avvicinarsi agli umani e interagire con loro, raggirarli, alcuni divorarli. E sono gli incubi, ovviamente. Però è anche un posto dove la maggior parte delle creature non è apertamente ostile verso l'essere umano, sono più curiosi. Quindi tra tutti i posti dove un mostro poteva trascinarvi nelle terre d'ombra vi è andata estremamente bene. E vedi in lontananza, tra gli alberi della foresta, tuo padre che si allontana in una direzione. Lo chiamo. E mentre lo chiami, Isawa. Torniamo un secondo dalla vecchia Bayushi. Che stava parlando di che vorrebbe andare a trovare Fumiko. Per Fumiko. Vedere se Fumiko. Se è tutto a posto con i servigi che sono stati resi per quei. Per quegli oggetti che
Sono stati nascosti. Stai sparando? No, so che sono stati spariti dei cadaveri. Ah, ok. Cerco di farglielo capire. Oggetti è una cosa un po'. Quindi per quelle cose nascoste. Fai un tiro di cortigiano per cercare di far passare il messaggio senza dirlo esplicitamente. Io ho visto ieri sera dove è nascosta la roba. So cosa hai fatto l'estate scorsa. E per farglielo capire bene e fargli capire anche che non c'è minaccia nel mio tono, ma solo perché ho l'informazione, so tante cose. Mi spendo un punto vuoto. Per far capire questa cosa. 1K1. Dai! Neanche un 10. Beh, dai, però ottengo 5. Lucky! 7, 14, 20, 28. Oh, quello non è assolutamente un problema. Dopotutto, sono solo cose. Nessuno piangerà per delle cose. Nemmeno il samurai più legato alle cose terrene piangerà la perdita della sua katana, che può essere riforgiata. È solo un peccato, è una così brava ragazza. Nonostante tutto quello che è stato fatto per riabilitare il nome e l'onore che è dovuto a alcune persone. All'impero, come ben sappiamo, molto spesso questo non viene compreso, lo sforzo non viene apprezzato. Beh, ma voi dovreste sapere bene che chi apprezza quello che viene fatto nelle ombre è esso stesso un'ombra. Chi vive alla luce non può apprezzare è l'ombra. È questa la maledizione, forse, o la benedizione. Ma sapete che cosa sappiamo in queste terre? Oh, in queste terre sapete molto. Ed è stato come fosse voluto dai Kami questo incontro. In quanto la vecchia Bayushi è... So che le terre, quelle dove stavamo andando noi, del castello Chuda, è a sud. No, a... è più a est, è sì. Ovest, scusa. Il viaggio verso ovest. Il viaggio verso ovest può essere pericoloso. Hai mai sentito parlare di un gruppo a me molto caro? Si chiamavano i lupi. Alcuni di loro sarebbe bello, ti lo riconosciamo. Potrebbero sopravvivere a quel mulino, che ne pensi? Se i lupi fossero qua potrebbero sopravvivere. Quello che ho visto è solo un granchio e qualche Ronin che ha perso la via, forse. Com'era il detto? Un lupo vestito da pecora. C'è anche un altro detto, però. La volpe perde il pelo. Ma non il vizio. E sul vizio... Poggio il tè. La mia voce è quella vera di Bayushi, no? Sì. Cosa potrebbe costare a una vecchia con l'astuzia di una volpe raggiungere in sicurezza le terre dell'ovest e indagare su una cosa che gli sta a cuore? Dovreste sapere qual è il prezzo. Oh no, già, non potete saperlo. Dimenticavo. La vecchiaia. La memoria gioca brutti scherzi. Purtroppo lungo la strada, è vero, troverete pochi uomini e probabilmente nessun bandito. Ma è anche vero che troverete diversi avvisi che vi sconsiglieranno di procedere oltre in quella direzione. Molto meglio sarebbe proseguire verso sud. Per raggiungere l'ovest? No, l'ovest è un paese destinato alla decadenza. Sarebbe un peccato però che
tutto lo sforzo che è stato fatto per riportare un certo nome venga così frantumato quando le terre dell'Ovest andranno, come ben sapete, sicuramente in uno stato peggiore di quello in cui sono ora. Se quello che sta accadendo dovesse essere, se quello che sta accadendo dovesse essere permesso di continuare. Ma voi sapete come viene fatto un pozzo? Forse qui viene fatto in maniera diversa che nell'impero. No, no. Ditemelo. Il modo in cui viene scavato un pozzo è sempre lo stesso. Si scava fino a quando si pensa che non si troverà mai l'acqua. E proprio in quel momento, dalla peggiore delle tenebre, arriva una forza in grado di salvare la vita del villaggio. L'acqua si trova a sud. Servirà molta acqua per il fabbisogno di tutte queste terre. Ce n'è così tanta? C'è tutta l'acqua che un castello possa permettersi di accumulare. Taniche. A sud. Cosa sai che io so a sud? Fammi un tiro di conoscenze. Vediamo se la geografia di Kitsune è meglio della geografia di Roberto. Farò come ha fatto lui, perché avevo tanto già intenzione di prenderlo prima o poi, e mi prendo un punto in conoscenze. Sembra una saggia idea. No, non hai conoscenze? No. Ah, sì, mi sembra una buona idea. No, c'ho etichetta cortigiano, c'ho le cose utili. Conoscenza non serve. Conoscenza Rokugan non servono a niente. No. Serve sincerità, serve cortigiano, serve etichetta. Tra l'altro, etichetta che cacchio serve? Etichetta serve a sapere qual è il regalo adatto da portare a un daimyo. Non è cortigiano, quindi. No. Sapere se devi prima toglierti le scarpe o int. Sì, intelligenza. Ti togli prima i sandali o depositi l'arma? Ok. Sono cose fondamentali. Un punto speso molto bene. C'è uno zero ritirato che fa 9. E però tengo solo 3 perché è l'anello. Cazzo, fai 25. 25. Molto più di Roberto. Roberto ha fatto 3. Esatto. Con l'Aki. Con 3 con l'Aki e il punto vuoto. 3 con 3 dadi. E un regalo al master che mi faceva tirare 2 dadi in più. A sud c'è. Le terre, ci sono le terre della famiglia Daigotsu. Ma quindi la famiglia Daigotsu non è al castello Shuda? Al castello Shuda c'è la famiglia Mitsuhashi. Shuda. Ok. E Mitsuhashi è la famiglia che c'è? Mitsuhashi è il nome del tizio che ha rubato la pergamena. Della famiglia Shuda. Shuda Mitsuhashi. Ok. Che non è Musashi. Sicuramente un consiglio del genere è prezioso. Peccato che alcuni dei passi di questa vecchia volpe portino da Mitsuhashi. Non so quali passi voglia intraprendere una vecchia volpe. Sono sicuro però che volendo il vento soffia verso sud, verso ovest, verso nord, verso est. Basta seguire il flusso del vento. Bisogna però essere come una grande esperta di venti, chiaramente, perché Bayushi era super skillata nell'aria. In alcuni punti la corrente è più forte, è più facile muoversi con essa. E la corrente è più forte verso sud? La corrente andrà da sud verso nord e spazzerà via tutto ciò che è rimasto. Sarebbe un peccato per una nave rimanere in mare durante una tempesta. Prendo il tè, sorseggio mentre penso. Sarà molto difficile convincere Xiang a andare a sud quando lui deve andare a nord, facendogli capire che in realtà la via giusta è andare a sud. Sorseggio il tè. E mentre pensi a Xiang... Fischio l'orecchio. Mentre stai pensando, dobbiamo raggiungere assolutamente quella pergamena senza deviare il passo di un millimetro. No, nel più breve tempo possibile. Non è mai stato così categorico. Esatto.
La mattina seguente non ricordi di essere andato a dormire, ma la mattina seguente sei davanti alla cascata con tuo nonno. Posso fare un tiro di meditazione per capire che c'è un difetto temporale? Perché... Vai. La cosa è un po' strana. Sono le solite droghe che si fanno quelli del drago. Ma ho 10 anni e mio nonno non mi dava droghe. Questo lo credi tu. Questo lo credo io. Oh, credi di che non te l'abbia mai dato. Buono questo riso, nonno. Che spezie hai usato? Mangia, che diventi forte. Cazzo. Ok, nonno. Farina grazie, di riso, nonna. Sì, morta da 50 anni. 32. Ella. C'ho meditazione, posso ritirare gli uno. Ho fatto saluti da a Pisa e saluti a Mario. Dalla Germania a Pisa. Dagli Apennini. Il vento va a sud e poi a nord. Ok. Ti rendi conto che sia qualche cosa. Sì, Pisa è a sud, Roberto. Berlino è a nord. C'è qualcosa di molto strano perché adesso sei di nuovo adulto. Altro che il difetto. Hai dormito parecchio. No, e ti rendi conto che eri un bambino fino a un secondo fa, quando hai iniziato a pensare a te stesso e a dove stavi, e ti sei ricordato che tu sei un adulto. E in quel momento sei diventato un adulto. Ok. Ma non un adulto adulto come ero. Come sei adesso? Come sono adesso? Un adulto. Sei tu. Sono io. Vedi tu tutte le come... mattine. Esatto. Ho preso coscienza di me. Quindi ho detto, c'è qualcosa. Come nei sogni, quando dici però questa cosa non torna e ti svegli. Ok. Solo che non ti sei svegliato. Solo però sei tu. Però che è la parte più importante. Nonno, guarda la cascata. Boom. No, vabbè. Ok, sono un po' stupefatto, ma vedo cosa sta succedendo. Tuo nonno è davanti alla cascata e si gira verso di te. Ti guarda. Vedi che è un po' soddisfatto da te. Più di quanto lo fosse quando siete venuti effettivamente alla cascata quel giorno. Beh, cazzo, ho fatto più 15 anni in una notte. Credo che tu sia nel posto sbagliato. E qual è il posto giusto, no? Dovresti essere... Non lo so. Fuori da qui. Siete all'aperto. Dovresti essere più veloce, forse. Forse più attento. O forse sei qui perché i kami hanno deciso che fosse necessario. Forse. Soprattutto credo che tu sia qui perché uno di voi manca. Io comincio a collegarmi che l'uno di voi manca potrebbe essere... In realtà tu sei completamente da solo in questo momento. Come non detto. E non sapete nemmeno dove sia Kuseki, se è per questo. Sì, perché era lì con noi a Kuseki. E sarà finito in un bordello, anche quando aveva 3 anni. Sì, il problema è che è possibile che non si risvegli mai più. Non lo so, secondo me quando si rende conto che non sono reali fa... Nah. Se ne rende conto, ricordatevi, lui è quello con la spada di ossidiana. Se non la usa lui, nella peggiore dei casi la dovrà usare qualcuno di voi. E nessuno di voi, io non la so impugnare, si augura di usarla. Nella disperazione anche tu useresti una spada di ossidiana. Sto cazzo. Contro quella cosa che vi ho mandato per email. No, contro quel... No, contro quella scappo, non ci provo neanche. Se puoi scappare. Se posso scappare. Devo prendere il chio del centipede. E quindi? Quindi il tuo viaggio o si ferma qui e vuol dire che non eri il nipote che pensavo tu fossi. Sai bene che non è così. Oppure devi riuscire a invertire il flusso della cascata. Ok. Dopotutto è per quello che siamo qui, no?
Sei riuscito a invertire il flusso? Vedo davanti a una prova un pochettino difficile. Sei considerando che non ho anch'io dell'acqua, non è quello della cura. Ma sei riuscito quello. A invertire il flusso della cascata? Hai capito qual era il significato della tecnica del drago nascente? Ora ti rimane solo di accecarti. Sì. Non ho visto il Cavaliere dello Zodiaco, gli hanno dato questi suggerimenti. Sì, nonno, ho capito. Difetto, cioè. Il Cavaliere dello Zodiaco. Tu l'hai visto il Cavaliere dello Zodiaco, Simone? No. Da un certo punto, sì, io quando ho fatto una scente, a un certo punto, per poter combattere alla pari con le cose sempre più forti che gli arrivano contro, scopre che il massimo del suo potere lo ha senza armatura e cieco. Fantastico. E ogni quindi volta lui, qualcuno lo cura e lui si deve riaccecare. E lui ogni volta che è nel momento critico che deve far così, si libera dell'armatura che ha fatto un culo così per prendere e allenarsi, e poi si acceca se non è già cieco. Fantastico. La saga quella che gli va meglio è quella che lei inizia da cieco, e se la fa tutta da cieco così non c'ha il problema. Povero Sirio. Povero Sirio. No, evitiamo di fare il Sirio il dragone. Però è una delle mosse più potenti di tutti. E poi arrivava il Rozan Hyakuryuha della bilancia, esatto. E spazzava di via. Vabbè, medito di fronte alla cascata per capire qual è la mossa migliore, capire e ricordare gli insegnamenti di mio nonno. Che cosa ti ha detto tuo nonno la notte, tra virgolette, prima? Devo usare un escamotage. Se vuoi, mentre ci dove pensi, sono le passiamo scale? A Isawa. Dove sono le scale? C'è il sentiero. Vado il cammino verso il sentiero. Siang! Isawa-sama! Fiore di luna sta pensando a te. Vedo mio padre. Mentre tu pensi a come invertire il flusso della cascata, prima di prendere il sentiero, che era una battuta di Aldo, Giovanni e Giacomo, passiamo a Isawa. Isawa-sama! Chiamo mio padre. Vedi che è perso. Come te lo ricordavi, perso quella notte nel... Corro per cercare di raggiungerlo. E mentre corri, senti che qualcosa ti sta guardando, ti sta tenendo d'occhio, osservando. Per ora non sta cercando di metterti i bastoni tra le ruote, ma vedi che ti sta tenendo d'occhio qualcosa. Mi guardo attorno, ho questa strana sensazione. Fammi un tiro di percezione. O tu potresti anche usare divinazione in questo posto, che è estremamente forte. Ce l'ho. Lo so, per quello. Divinazione o questo posto? Divinazione in ho questo anche posto. Questo posto. Divinazione in questo posto è particolarmente forte. Ho divinazione in quel posto. Contento tu. Basta che non sono una Ouija board, perché sennò. No, allora. 10. Visto che tengo 3, prenderò questo 5 e faccio 15. Hai avuto per un istante la sensazione che quello che ti stava guardando fosse qui dietro di te, a un passo, non di più. E ti sei girato e c'era soltanto del vento che stava soffiando. Io sono giovane, ma in questa fase potrei già appellarmi ai kami. Oppure non è nella la mia scheda in questo momento, cioè. No, perché tu ti sei già reso conto di dove sei. Hai almeno il controllo su te stesso. Non sul resto del mondo, ma su te stesso ce l'hai. Come Xiang adesso. Tu ovviamente, essendo più legato al mondo degli spiriti, ci sei arrivato un attimo prima perché sei abituato. Capisco a pensare in questo modo. Che questo possa essere un luogo onirico in qualche modo. Quindi cerco di mandare un messaggio attraverso l'aria, ovviamente, appellandomi al kami dell'aria. Chi sei? Cioè, cerco questa strana presenza da cui mi sento osservato. E chiamo anche mio padre, cioè uso il kami dell'aria per cercare di mandare questi messaggi. Ok, fammi un tiro di comunione con gli spiriti. Quindi... dell'aria in questo caso, perché stai cercando di parlare con lo spirito dell'aria. Commune. Esatto. Che è un tiro di aria, giusto? Sì. E quindi stiamo parlando di... Quanto hai nell'anello? 3. 3, 5 K3. Sei di rango 2, giusto? Sì.
Che schifo. Minchia, che schifo, sì. 9. No, 6, 8. Non sento niente. Non c'è aria. Senti, no, senti solo una risata di qualcosa che ti sta deridendo in questo momento. Non te ne andrai mai. E lo senti provenire da ogni direzione intorno a te. Ora sei mio. Voglio giocare un po' con te. Ricordi questo? E dopo un attimo sei di nuovo più giovane. Hai un... hai il wakizashi di tuo padre in mano e ti rendi conto che è insanguinato. È buio, è notte e sei nella tua casa e davanti a te c'è tuo padre con una ferita allo stomaco e tua madre che piange in un angolo. Non capisco, non ricordo questo, dico. Senti solo un'altra risata. Non le tue sono solo illusioni. Dici? E in quel momento ti ritrovi al contrario. Tu sei sdraiato per terra con una ferita nello stomaco. Tuo padre è in piedi con il wakizashi insanguinato e tua madre sta piangendo in un angolo. Forse è andata così? Tu non sai niente di me. E questa ne è la prova. Forse tu sai ancora meno di te stesso di quanto io sappia di te. Che cosa vuoi da me? Tutti gli spiriti degli uomini passano da qua e io so qualcosa di tutti loro. Raccontami qualcosa di qualcuno che non so e ti rivelerò io qualche cosa che ti può interessare. L'alternativa è che tu diventi mio per sempre. O potresti scegliere di morire. La morte è molto dolce in questo luogo. Riesco a capire questa voce, se mi ricorda qualcosa o se da dove proviene. Viene da qualunque direzione intorno a te, tant'è vero che non sei nemmeno sicuro di sentirla, forse è direttamente nella tua testa. Ed è una voce che non hai mai sentito e al tempo stesso è una voce che ti è familiare, come se tu la sentissi tutte le notti. Però non sapresti dire di che cosa o di chi sia. Voglio fare un tiro di investigazione per questo motivo. Io non ho questo ricordo di questo wakizashi insanguinato, ma la voce dice che io non lo ricordo, ma mi è avvenuto qualcosa. Voglio tirare investigazione per osservare bene i dettagli della stanza e capire se questa è una visione che lui sta creando, suscitando, o se è davvero casa mia. Cioè quel piccolo particolare, tipo lo stipite della porta che era rovinato, che lui non può sapere, per vedere se è davvero un mio ricordo o se lui sta giocando con la mia mente. Ottimo. Quindi tiro questo 5k3 di investigazione. Yes. Ma decido di spendere un void. Anche questa è una buona idea. E quindi il void vuol dire 1k1. Quindi fai 6k4. 8, 16, 23, 27. Dai dettagli che cogli della stanza, dall'aspetto di tua madre, dalle pentole, come erano messe, alcune pentole che non venivano mai usate, la direzione in cui era la finestra e che cosa vedevi da fuori, ti sembra che sia accurato al 100%. È tutto vero. Quindi vuol dire che lui sta leggendo nella mia mente, o c'era in quel momento nel passato, o lui sta leggendo nella mia mente. Quindi, seguendo questa pista, comincio a sforzarmi di pensare, visto che lui legge nella mia mente, a un'altra scena, un altro ricordo, in modo da confonderlo. Ok, e mentre pensi a che altra scena e poi me la racconti, torniamo un secondo a Xiang. Mi metto sotto la cascata.
invoco i kami, mi faccio avvolgere dai kami dell'acqua per renderla mia amica e quindi farmi curare e passare tra di essa come se fosse il mio elemento, e coi kami del vento mi faccio sospingere verso l'alto. Ok, quindi fai... Fai il salto di Xiang col pugno in alto, che salti 90 metri, tipo. Sì, è quello con l'acqua che è mia amica, quindi non mi fa attrito e mi fa passare attraverso. Ok, fammi un bel tiro come se tu fossi uno Shugenja. Cioè? Quindi è il tuo anello dell'acqua più il tuo rank. E tieni il tuo anello. Ok. Scusa, mi spendo anche un vuoto. La puntata in cui vi faccio spendere quanto tutti poi da manetta il mondo dei ho 3 d'acqua rank 3. 4 se dire in 4 sì. Il mondo degli incubi che ne ho 8 K4 ho bisogno di void 2 8 K4. Void non sapete chi esatto, sono io esatto void wow è un sacco di 1 4 1 non importa vabbè però c'è un 10. Boh, però c'hai 4-1. Oh, però sono venuti altri altri. Abbiamo trovato la tabella della statistica della Leggenda dei Cinque Anelli che verrà pubblicata sulla nostra pagina di Facebook. Non l'abbiamo fatta noi, ma è molto interessante. 33. Quindi cos'è che conviene tirare misteriosa di più? Tabella. No, è come avevo detto io. Tirare il doppio e tenere la metà. Quindi 8K4 era meglio che 6K3, fare... 5K3 dovessi alzare quelli che tiri. Sì, esatto. Ti lanci saltando attraverso la cascata che effettivamente si apre intorno a te e arrivi in cima alla cascata dove... E mai come in questo caso è il colpo del drago nascente. Esatto, sì. Perché sei un drago... Sei più drago tu di Siri in realtà, perché sì. Il tuo clan. Però anche lui aveva il tatuaggio, eh? Sì, lui aveva il tatuaggio del drago sulla schiena, vero? Sirio! Però lui non era del clan del drago, addestrato nelle tecniche del drago e fa tutto, è stata una sola. Una tecnica del sì. Drago? Quella utile, però. E uno che non era un cavaliere no. Del drago, tra l'altro. Quindi fantastico! Va. Un altro clan. Arrivi in cima e c'è tuo nonno. E questo ci si può aspettare. Che ti guarda e ti dice: non hai invertito il flusso della cascata. Hai convinto la cascata ad aprirsi al tuo passaggio e hai convinto gli spiriti dell'aria a portarti qua sopra. Ma la cascata è ancora... E quindi sono andato contro il flusso della cascata invertendolo. Non ha invertito il flusso della cascata. L'acqua non sta salendo verso il cielo. Vogliamo rifare il gioco del carbone? Se ti senti pronto. Facci strada. Non mi strada. Non ha bisogno, vedi che si infila la mano in tasca. Cioè, a parte è vero, e tira, perché... e tira fuori della lava. E tira fuori un abbraccio. Io la prendo in mano. Con il tatuaggio dell'acqua ancora attivo, con l'acqua che mi protegge. Con l'acqua che mi fa da scudo sulla mano, che fa ondeggiare col vapore l'abbraccio sopra la mia mano. Ora che sai trattenere la brace, perché non provi a invertire il flusso della cascata? Se non ti senti pronto lo posso capire, vuol dire che dovrò cercare qualcun altro che vada a cercare la mia pergamena. Nel frattempo Kitsune e l'altro stanno facendo salute, salute. Io ho intuito che questo era uno spirito stronzo. Cosa ti aspettavi? Niente. Questo. Oh, questo tè. Proprio buona questa catreca. Proprio buona questo tè. Cioè, tu mi chiedi di invertire la natura stessa quando mi hai sempre detto che dobbiamo seguire i kami? Ti
Ti sto chiedendo di fare l'impossibile, sì. Sei tu che hai scelto di studiare la tecnica del drago nascente e che mi hai detto che saresti riuscito a portarla a termine. Non ti ho imposto nulla. No, è vero. Ti sto chiedendo di tenere fede alla tua parola, se vale qualche cosa. Assolutamente. Ok. Sì, ma non è ancora una pergamena. Cazzo, la sto andando a recuperare. Non è quella del drago nascente. No, era una pergamena, okay. Non so ancora cosa c'è dentro. È una pergamena segreta che è sparita prima che suo nonno gliela rivelasse, quindi neanche lui sa che cosa c'è dentro. E il nonno spirito mai gliel'ha detto, perché... Giusto. Devi trovare la pergamena soffrendo. Avendo intuito, o almeno Xiang, avendo intuito che questo è una specie di posto dove il tempo non ha importanza, e un posto del genere per lui è i sogni, è l'unico posto dove il tempo non ha importanza e tutto è mutevole, fa quello che si può fare solo nei sogni: dare tutto se stesso, anche buttandosi da un luogo altissimo, e quindi sentirsi tutta l'energia che ti sfreccia e poi ti risvegli. Lo fa però al contrario questa volta, quindi fa in modo di buttare tutta la sua energia nella cascata, quindi tutta la sua anima, quindi tutto il suo vuoto, brucia tutto per invertire la cascata. E brucia vuoto fino ai confini. No, vuole esatto bruciare tutto il suo cosmo in modo tale che la sua energia sia così forte da sconfiggere lo spirito con la sua determinazione. Ok. E ti dirò di più, mi prendo lo svantaggio della determinazione. Ottimo. Ma quindi stai cercando di sconfiggere lo spirito che ha creato la cascata e non la cascata? Sto cercando di invertire la cascata per in modo tale da invertire lo spirito e farmi uscire dal sogno. Vabbè. Ok. Cioè, è un po'... Allora, ti dico come andrà questa cosa. Tu spendi tutti i punti vuoto che devi spendere in questo tiro, anche se in genere ne puoi spendere solo uno. Perché è una roba solo... Ti dico come andrà a finire. Va bene. No, perché adesso gli dico che tiro fa e quanto sarà difficile riuscirci. Ok. Di arrivare a 40. Ok. E dopo usare tutto il vuoto. Facendo il... usare tutto il vuoto. Il tiro come prima. Uno solo. Come se tu fossi uno Shugenja. In teoria no. No, in teoria no, ma è il mondo dei sogni e gli voglio... Sto usando la mia anima. E poi a me se non mi racconti fisico. Le cose bene... Frega cazzo! Anche perché se non potevi magari gli diceva la CD era 25. Quindi invece mi sono detto spendi tutto te la metto a 40. Ok. Esatto. Come ad esempio le conoscenze, io vi sto facendo avere conoscenze in generale. Loro dovresti avere specifiche per ogni singola storia. Cosa. E ho visto che ho tutti i miei poteri, attivo il Kirin. scusa, qui sì, Quanti dadi tiri? Perché se 10. Ok. E tieni 5. Lo so, non ho il più qualcosa perché non sono più di No, tengo 6. Quanto vuoto c'avevi? 3. Quanti dadi tiri? 7. 3 di acqua. Perché l'ultima volta mi hai fatto tirare e 4 di rank. E 4 di 10 precisi. Tondo. E tieni 6. Tengo 6. 3 di vuoto e 3 di acqua. 10 c'è. Capito. Se ci potessi arrivare al pelo, sai. E infatti vedo se ci arrivo, perché se ci arrivo già non brucio il Kirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelli sono 26, 36, 38. No, però tieni... Ah no, sì, tieni quel 2. 38 hai fatto. Sono 38, e allora Kirin per forza. Cazzo. Vabbè, no, c'è un 10. C'è un 9. Quindi sono 25, 34, 41, già sei così? 41, 51, 57, 62. Brucia non vuoto. Non inverto la cascata, inverto il mondo dei sogni. Fino ai confini più estremi del vuoto. L'idea è quella. Fai questa mega ondata di acqua, che una colonna di acqua che torna a volare verso il cielo in maniera impossibile. E ci prendo mio nonno.
Che so che quello è un fottuto spirito. E tornando lì di fianco a te, che ti dice: è questa la strada che hai scelto, quindi ci sei riuscito. Hai scelto una strada molto difficile. Ne ero consapevole fin dall'inizio, ma recupererò quella pergamena e ucciderò chi ha portato via la tua vita. Spero che tu lo faccia alla svelta e spero che la prossima volta tu legga le mie pergamene più attentamente. C'è il sentiero. C'è il sentiero. Ora ti mostrerò qual è il vero spirito della tecnica del drago nascente, come si può invertire il flusso della cascata. Ti chiedo di fare esattamente quello che ti dico per una volta, senza fare di testa tua, anche se hai ottenuto dei risultati notevoli. Ho seccato il territorio del drago. Ups. Sei mimicato il cammino dell'acqua. Cazzi sua. L'acqua dopo un po' ricomincia a cadere, la cascata torna a scendere verso il basso. E quando questo succede, tuo nonno ti dice: ora chiudi gli occhi. Mi fido. Metti le mani per terra. Eseguo e tocco il suolo. E alzati sulle tue mani. Ok. Atletica? No, non devi nemmeno. No, vero. Apri gli occhi. In che direzione va la cascata adesso? Verso l'alto. In questo torniamo dalla vecchia Bayushi. Perché, come dicevo, i punti di vista sono importanti, possono cambiare la prospettiva. Comunque, no, no, su sempre, qualsiasi cosa va sempre, verso, va sempre verso il basso, non prendiamoci per Musashi-san, è importante la prospettiva nelle cose. È vero, da un certo punto di vista. Anche il vecchio Obi-Wan lo diceva sempre. Ti posso tirare un coccodrillo? Beh, io credo che Inari stia per tornare. Sì, questa vecchia può solo ringraziare. Un consiglio dato in sincerità. E faccio un cenno con la testa. E sappiate che voci sono giunte alla vecchia Bayushi, che nel territorio delle volpi, a quanto pare, non ci sono non c'è nessuno che cerca cose nascoste. Io spero che invece i lupi che così casualmente passano ogni tanto da questi villaggi, proprio quando uno scorpione si trova nei pressi, abbiano bisogno di una guida, una compagnia lungo la strada. È più sicuro viaggiare in molti che da soli. Per questo un vecchio scorpione chiederà l'aiuto dei lupi. O credo che ci facciano chiamare Nue. Ora. Mi raccomando, spargete la voce. Venitemi a chiamare quando partirete. Gradirei poter fare un pezzo della strada insieme a voi. C'è dico, la compagnia di... Aspetti, cosa voglio dire? È sempre apprezzata. Voglio usare una parola, perché immagino che stiamo parlando della lingua di Rokugan, dove ci butto dentro, nella frase in cui ti dico grazie per il consiglio, vi verremo a chiamare, ci butto dentro una parola, una sillaba che c'è dentro Jin. Ok. Che so essere il nome di... Gotsu Jin, no? Quindi tipo, cerco di formulare, anche se devo formulare in maniera molto arcaica, tipo questa vecchia si rincuora di aver conosciuto. Cortigiano è proprio l'uso ideale di questa abilità. Mi spendo punto vuoto, tanto penso di aver tempo per meditare. Spero. Prima che tornino loro. Usti. Beh. 2-10, 2-8, 2-9. Ma coglioni! Simo, rimani in late, eh? Va bene. Un altro 9 e un altro questo 4. Qua è 33 e sono 2. Più 2, 9, 33, 18, 51. Gli ho dato proprio una frase dove gli ho detto nome, cognome e la previdenza sociale. Esatto, codice... Il codice del Liban. E mi alzo. Facendo un cenno con lui la testa. Ti sorride. A presto. Grazie per il tè.
E Mercolante esco fuori. Come voglio fare finché non torno a loro è andare nella casa, meditare. Prima di meditare, ok. Quando arrivi, prima voglio parlare con le donne. Quando arrivi alla casa, vedi che c'è Akuseki che sta discutendo con Kakita molto animatamente. E sia Kakita che Akuseki stanno prendendo. Cioè, Kakita sta raccogliendo la sua spada di bambù per andare da qualche parte. Cioè, ci sono ragazzi in giro? No, vedi che dato che Musashi aveva chiesto di non disturbarti, non ti stanno disturbando. Dove state andando? Akuseki ti si avvicina e fa: sono spariti tutti! Tutti e tre! Trascinati in acqua da qualcosa! Siamo stati attaccati da un cadavere. Anche Xiang? Sì. Ma nulla può trascinare Xiang. Evidentemente sì, invece. Nulla può trascinare Xiang. E Izawa? È con loro. Allora sono al sicuro. Spero. Ma c'è Izawa. Il fiume è uno Shugenja dalle doti brillanti. Ma il fiume è troppo basso perché ci stiano sdraiati. Ida è più alto del fiume. Sono scomparsi. Il busto di Ida è più grosso del fiume. Se fosse sdraiato nel fiume si vedrebbe. Chiederò ai kami dell'aria in quanto scorpione. Dove sono finiti? È come Hit nel tombino. Vado lì? No, io mi metto a meditare. Non può starci. No, esatto. Però c'è. Capisci? Io vado, entro dentro la stanza e mi prendo i 10 minuti dicendo gli interrogherò i kami per meditare, perché sono un po' scosso dal discorso col tizio. Sai, comunque parlare con sta gente è sempre al limite anche del combattimento fisico. Anche perché ti sei reso conto che lui è veramente estremamente addestrato in tutto ciò. E ho speso dei punti vuoti, quindi medito. Come fai a meditare, scusa? Ma basta. Come faccio a meditare? C'ho meditazione. Dov'è il granchio questa sera? Basta con sta meditazione, i sogni. Se ci fosse stato lui stasera, prendeva la katana. I treni arrivavano in orario, sì. Giù gli alberi del mondo dei sogni fin quando non... Quant'è la premeditazione? 25. 20. Passata. E... recupero. Quant'è che recuperavi? 1. Io sono rank 3, quindi 2. Ok. Rank 3, 2? Non è rank 5. No, là era tipo 3, 4. Comunque, vabbè, per squilie. Andiamo avanti. Non poi esco e faccio: sì, hanno bisogno di aiuto. In cortigiano, comunque, il tuo avversario, tieni conto che tirava 10 più 1 e teneva 6. Quindi dava lui la conversazione. È alla corte dell'imperatore, sto qua. Sì, ma per fortuna che ho preso che so qualcosa di loro su di lui, così almeno magari mi ha aiutato. E poi dopo, appunto, con meditato li seguo e quando siamo abbastanza lontano dal villaggio mi tolgo la cosa facendo... Quando arrivi alla una mano a Kuseki, che so che lui è quello che ha problemi col contatto. Grazie. Anche perché non è un samurai. Adesso ti rendi conto, esatto, perché ha sempre avuto pochi problemi. Lui non è un samurai, non si deve fare certi problemi. La volpe ringrazia. Quando arrivate al mulino vedi che per terra c'è il cadavere di qualcuno di bello grosso con il teschio spappolato. Il segno del martello di Ida per terra. E nessun altro. Guardo il fiume. Il fiume è nerastro e fluido e non sembra niente di buono. Pieno di mucillagine. Mi siedo di fianco al fiume. E vedi il cadavere del tuo nemico. Il nemico passare. Allungo le mani e provo a comunicare con i kami dell'acqua. E annegli. 10-9-9-9. Tanto l'avevo fatto perché c'avevo un sacco. Ti avevo chiesto un raise. Se vuoi, ritiro. No, vabbè. 19. Troppo. Immagino che siano forti qui. E voglio capire. Con una delle domande, voglio sapere dove sono. Perché sono quasi certo che ci sia o qualche mostro che può fare qualcosa del genere, oppure ecco, c'è una piccola... Perché hai detto quella parola? Guarda cosa hai combinato. Io lo so che nel clan della volpe c'è dove c'è il Cicusciuto, c'è un legame molto sottile tra il Cicusciuto. Tu non ci sei, fammi fare gli affari miei. Idee
No, io lo so che nel clan della volpe c'è un legame molto tenue tra il Cicusciuto, per quello sono molto attaccati agli animali e tutto quanto. E quindi chiedo ai girini cami d'acqua del fiume. Nell'acqua paludosa. Sono spiriti. Ok. Io posso, sono l'unico che può parlare e vedere gli spiriti degli animali. Ok, chiedi ai girini. E gli chiedo dove sono. Non ho mai visto uno parlare con i girini. E adesso l'hai visto. No, non l'hai visto perché non ci sei. No, adesso. Però. Perché quando abbiamo giocato, io in teoria da clan, cioè quando parlo con gli spiriti degli animali, e solo il mio clan lo può fare, c'ho un vantaggio. E da quando abbiamo iniziato a giocare per le prime 10 sessioni, ho sempre parlato con i kami in generale, mai con quelli degli animali. Mi chiedo prima cosa dove sono? E... quale reame è tenue qui? Dato che stai parlando con gli spiriti dell'acqua, e gli spiriti dell'acqua sono... quelli che non ti fanno, non ti dicono nulla, ma ti fanno avere delle sensazioni, delle illusioni. Ti senti molto stanco e inizi a sbadigliare. Ok. Poi ti riprendi subito, ti rendi conto che non sei stanco. Posso intuire il collegamento o... Sì. Tu che sei uno Shugenja, sì. Potrebbe volendo essere anche quello dell'attesa, il Meido, però più difficile. Più difficile. Quasi sicuro. E allora con il secondo provo e... aspetta che devo togliere uno dell'acqua. Quanto so del mondo dei sogni? Fammi un tiro di conoscenze. Prendo un vuoto. Trentuno. Allora, sai che lo Yumedo è il regno che tocca un po' tutti i regni. È in mezzo e quasi tutti i regni. Posso sapere cosa di solito uno che si ritrova intrappolato, che non riesce a uscirne, cosa si può trovare contro di solito, quale può essere la problematica nell'uscirne? Allora, gli spiriti che abitano lo Yumedo sono a grosso modo di due macro categorie. Quelli non ostili, ma che si divertono a giocare con gli esseri umani, e i Bakun Oni, che sono oni nati da persone morte durante il sonno. Ok, però comunque di solito sono che divorano le anime. Illusioni, lo so che ci sono illusioni, non sono illusioni, mi ricordi, ecco, o cose varie. Che ricordi e cose di quel genere, sì, ma non sono illusioni. Okay. Perché per te sono vere al 100%, tu sei lì completamente e stanno succedendo in quel momento. Allora, a meno che tu non sia uno Shugenja, ma ne esistono pochissimi con quel tipo di potere, in grado di plasmare alla propria volontà lo Yumedo. Io allora chiedo, alzo la mano e chiedo: Kakita, se puoi assistere la volpe, tiro fuori una delle mie pergamene, gli dico di tenerla da un lato, la srotolo facendolo finire per metà nell'acqua. Uh-huh. E usando la mia seconda domanda e leggendo la pergamena in cui lancio, sarebbe la cura, però il nome più che altro mi interessa perché si chiama Sentiero per la pace interiore. Voglio provare a mandare il potere attraverso, con l'aiuto dei kami, l'altra domanda, attraverso la fenditura, per, di solito penso che nel coso degli spiriti sia appunto una cosa di ricordi, dove la tranquillità, la calma e la meditazione ti possono aiutare, farne trasudare un po' e mandarla al di là. Ok. In quel momento senti una voce provenire dal fiume che ti dice: non così. Prima un sacrificio. Non è un kami dell'acqua che non avrebbe parlato. Posso fare una prova di intuizione o quello che è per capire cosa il dal tono, cosa mi sembra, se potrebbe essere una cosa tipo sono abituato ad avere a che fare con i trickster. Una cosa tipo che il sacrificio diventa più forte, potrebbe non essere una cosa buona. Se sembrava un tono un po' saccente, un sì. Po'. Fai un tiro di cortigiano, perché capire le intenzioni nascoste di qualcuno. Okay. È sempre cortigiano. Un altro 2 10. 24, 30. No, scusa. 29. 29. Perché tengo 3, sì.
Dal tono è proprio lo spirito che in questo momento non è uno spirito come i kami o come gli spiriti degli animali. Non pensi che sia un tanuki corrotto da qualche cosa? Potrebbe essere un oni del No, okay, non pensi nemmeno che sia un oni. E anzi, da quello che senti, non è nemmeno una creatura delle terre d'ombra. Perché quello che vedi adesso, facendo più attenzione a quello che hai intorno, è che qua deve essere successo qualche cosa che ha spaventato incredibilmente le donne del villaggio. Perché vedi che c'è un foro di spada, due cadaveri per terra. Però quello che è successo qua, in qualche modo, o è stato purificato da qualcuno, oppure non era di una natura malvagia come ti è stato descritto dalle voci che hai sentito al villaggio. Non ha corrotto la zona, che non ti sembra più corrotta del resto del villaggio, per esempio. Queste voci, però, hanno probabilmente attirato una creatura che si nutre di paura. Ok. Adesso mi devo fare il culo a questa creatura. Hai sentito parlare di creature del genere? Alcune di queste... No. Sono delle creature che nascono spontaneamente in luoghi dove è successo qualcosa di cui viene raccontata la storia. Sono l'incarnazione del ricordo di un posto. Ok. In genere succede dove ci sono grandi battaglie. Avrebbe più senso nutrirlo di paura perché si nutre di quello, o togliere la paura da questo luogo per allontanarlo? Allora, togliere la paura sarebbe una soluzione sicura per riportare i tuoi amici di qua. Però io non mi voglio nemicare lo spirito, perché un cazzo è non solo, è anche probabile che lo spirito sia molto più forte di te, data la quantità di paura che le donne continuano a riversare su questo posto. Un piccolo sacrificio che ti permetta di metterti in contatto con loro e quindi dargli una piccola quantità di paura per fare quello che stavi facendo, senti che non era avverso alla cosa, te l'avrebbe anche fatto sì fare. Anche perché non stavo influendo più di tanto, era solo... ti ha solo chiesto un piccolo sacrificio per parlare con i tuoi amici. È il male minore, non è il bene, ma è il male minore, ecco, mettiamola così. Ok. Solo che al momento non mi aspetta, cioè, mi rimango un attimo lì, ci penso. Ok, intanto rispondo a uno dei cami dell'etere. La musica di sottofondo è stata composta apposta per Fumble da Mua Serena. Con Magic's Maker Jam, Music Maker Jam. Lo trovate su Android, iPhone e su Windows, ma vi sconsiglio di usarlo da Windows perché non potete comprare i loop di musica e condividerli con gli altri device, quindi usatelo dal cellulare, è meglio. Allora io mi alzo da buon kitsune, l'unico modo che ho è ingannare i miei amici, quindi mi alzo, scuoto la testa, vado verso Kakita e Akuseki. La volpe si domanda voi come abbiate fatto a liberarvi. E se fanno un passo di me, faccio un passo lontano da loro. Kakita sì. Akuseki non capisce perché... No, scusa. Akuseki sì, si tira indietro. Kakita non capisce perché non sa che cosa sia successo. Lui non si è liberato, era al villaggio, fa sì cazzi suoi. Ah, lui non era mai stato lì. Kakita, la volpe ti chiederà di allontanarti da Akuseki. Lui guarda Akuseki. Seriamente? Seriamente. Cerco di mettere pressa nella mia voce usando Deception. Okay. Veramente. Dimmi se lo vuoi fare adesso o su tutta la cosa. Fai che su tutta dire. La cosa che cerchi di fare. Come ti sei liberato, Akuseki? Io non mi sono liberato, semplicemente ero più lontano dal fiume, non sono stato... Guardo Kakita cercando di attirare lo sguardo di Akuseki su Kakita. E appena si distrae Akuseki, a bassa voce, voglio fare un minor illusion, non minor illusion, un mist of illusion, e fare sulla schiena di Akuseki tutte delle macchie nerastre come se fosse corrotto. Ok, vai. Cattivo. No, ci sta. Quanto è 10. Cavoli. No, aspetta, è di secondo, quindi devo prendere un raise per lanciarlo. 15. Lucky.
fatto 3-1. Ho visto. Scherzo. Ok. Ok. Parecchio di più. Togliti la maglia, Kuseki. Vedi che Kakita si appoggia sulla spada di bambù, lo fissa e gli fa adesso. E io faccio uscire una fiammella dalla mano. E Kakita è abbastanza preoccupato, ma si toglie il kimono, se lo slaccia. Io faccio la faccia sconvolta, Kuseki, faccio una faccia sconvolta e due passi indietro e qui voglio fare il deception. Per far credere a Kuseki di essere corrotto. Ok. In realtà mi sa che la paura se la prenderà quando Kakita lo carica, però... Esatto, vabbè, l'importante è il risultato. E qui uso un void. Allora, cos'è, perché non l'ho segnato? Sincerità. No, no, cos'è? Ah, ok, awareness. 3, 6, 7. 7? È 3 più 3, 6 più 1 del vuoto costeso. Ah! 2-10. Il K4. 10, un 9 e un 7. Ecco i 10. E un altro 10. Questi qua sono 30. 7. E sono 2. 39. 46. Appena si guarda le spalle, le braccia, vedi la faccia di Akuseki sbiancare. In quel momento Kakita parte senza nemmeno chiedere o dire nulla. Questo è il tuo sacrificio. Dicola all'acqua. Akuseki fa giusto in tempo a girarsi verso Kakita, a guardarlo con gli occhi sbarrati. Kakita lo colpisce con un 45. Beh, con la spada di bambù non penso che lo uccida sul colpo, no? Gli fa solo malissimo. Ok, va bene. Però gli fa 22 danni. Non toccarlo, stai lontano. E vedete Akuseki che proprio fa pff, e cade per terra. Svegliato. Così si nutrirà di niente. Vado lì e cerco di rianimare Akuseki. Bravo, ma fino a un certo punto. E senti la voce dire: cosa volevi? C'è ancora la mia pergamena che spiace campare sì. L'acqua. Vedi che si sta un po' consumando dal bagnaticcio. Quindi... Aiuta i compagni della volpe. Le loro prove sono le loro prove. Ma la confusione può essere lieve invece che forte. Le loro prove sono le mie prove. E questo è giusto che siano come debbano essere. Facciamo così. Potete scambiarvi esattamente due frasi ciascuno. In questo momento Axiang compare davanti Kitsune. E una voce dice solo due frasi. Io guardo. Ma cazzo è sta voce? Lui ha la testa in giù sulle mani. Con un vecchio. Ma lo vedo tipo nel riflesso nell'acqua? Sì. Cioè io guardo l'acqua e vedo. No, no, Kitsune è di fianco a te. Ah. È lui che ti vede solo riflesso. Da questa cosa della paura, cos'è che ho capito? Di solito, cioè questo qui si nutre di paura, no? Sì. Potrebbe arrivare a un livello. È molto potente, mi sembra. E potrebbe arrivare a un livello di soddisfazione comunque. Sì. Xiang, so che è contrario alla tua. È il tuo essere Xiang, ma per una volta abbraccia la paura. Uno. Non so se è una frase, ma io ci provo perché tanto è Kitsune. Ma una, due frasi a testa? Due. Oh. Ok, quindi no. Scompare. Vedo. Però ti compare davanti Izawa. Izawa lo vedi riflesso sempre nella cosa. Tu vedi di fianco a te Kitsune. Ma mentre cercavi... stavo cercando di fottere la creatura esatto. Maledetta. Che si è presentata a te come Kitsune, evidentemente. Scavando in altri tuoi ricordi. Esatto. Quindi questa è la forma che intendi assumere. Uno. Non mi impaurirà. Avevi paura, devi avere paura! Due. E scompare. Scompare? Sì. Cosa ha detto?
Abbi paura, devi avere paura! E sono scomparso perché ho visto che tu stavi parlando sopra. Ma col parte. Cazzo, uno che mi appare dice devi avere paura. Adesso l'hai in culo questo qua. Fantastico. E così da giovedì prossimo Lorenzo è libero. Oh, posso vedere i mondiali. Posso puoi uscire la sera. Puoi vedere la Germania. Ah no, aspetta. Puoi vedere il Giappone vincere i mondiali. Sì. Minchia. Voglio Mark Lenders che segna in finale il Brasile. Se arriva in finale il Giappone io mi guardo la partita e durante tutta la partita metto la colonna sonora. Quella lì poi quando guardo quella. Esatto. Quando corrono e poi piego la televisione per fare il campo curvo. Vai a comprare la televisione curva. No, la piego apposta, la butto poi, ne devo comprare un'altra. Sai quanto dura quella finale? Poi 7 puntate, devi guardare 7 serate. Sono 14 ore di partita, però. Tu non lo sai, ma io ho appena comprato un incantesimo. Oh, bravo. Ma prima di iniziare la sessione, questo incantesimo è proprio fatto apposta per rompere il culo a queste creature qua. Cioè, praticamente si chiama World of Purity. Ok. È un incantesimo ad area che colpisce tutti coloro che hanno un rank di corruzione. Cioè, diciamo per le Shadowland e per i Lying Darkness. Mm-hmm. Tutto questo ambito qua. Sostanzialmente è l'anello del fuoco che purifica tutti coloro che si trovano in quest'area e hanno impurità. World of Purity? World of Purity. Copione. Ce l'hai anche tu. Quando ho capito questa cosa della stanza, mi sono messo a pensare. Tipo 10 minuti di tempo di lancio. Beh, infatti, tanto nel mondo dei sogni. In realtà. Infatti, mi sono messo a pensare per prendere tempo, cercando di confonderlo, alla mia amata. D'altronde sono giovane, io avevo avuto un amore in gioventù. Un amore? Quindi. Una mora. Una mora. E poi ha ucciso anche lei. Era. No, sì. Non ha ucciso anche lei, ma lei è morta. Guarda, che non ha ucciso nessuno. Ma da dove viene questa storia che sono malvagio, ammazzo la gente, squarto? È questo qua che mi ha fatto vedere le spade insanguinate. Quindi, che cosa faccio? Si vede questo prato verde con la brezza mattutina. I piedi di questa ragazza e poi si vede lei, proprio vi descrivo la scena, con un vestito bellissimo e sta correndo in mezzo a questo prato e c'è questa scena bucolica dove io cerco di confonderlo perché mi appello proprio a questi sentimenti che mi ricordo, che ho ancora dentro di me, in modo da distruggergli questa immagine che sta creando attorno a me, che non so se è vera o falsa, però è chiaramente un'immagine cruenta dove mia madre sta piangendo. E nel frattempo, quindi cercando di confonderlo, non so se devo tirare meditazione per fare questa cosa. Sì, tira meditazione. Ovviamente cerco di castare. E quindi questo poi creerà l'area di purezza. Allora, 10 e un 9 ci sono. 10, 9, 7. Purtroppo quest'uno fa cagare. Però. Però quel si è in recupero. Ho fatto 27 più 6. 33. Bene. Ti concentri, riesci a vedere proprio la scena nei più vividi dettagli. E senti la voce dire: sì, ancora. Ancora. Sarà ancora più dolce quando ti ricorderai cos'è successo. Perché ora ti ricordi cosa è successo. Sai che cosa io ti ho fatto vedere prima. E in quel momento però finisci di lanciare l'incantesimo. Meno male, perché io non me la ricordo questa cosa. Non mi piace. Adesso te la ricorderai, non mi piace e ti piacerà un cazzo. Di meno. Scusami, c'è pagina 183. Mi sono segnato la pagina perché. Ma non il rank. No. Rank? No. Sì. In che senso? Dovrebbe essere 3. Che rank è il livello? No, è 2. 2? 2. Sì. Non allora, so cosa bisogna tirare per fare World of Purity 2 dura un giorno, 15 metri di raggio, 183 pagine. È di aria, è di aria. Fuoco. Scusa, fuoco. Fuoco, quindi vabbè, sempre 3. 3 più il tuo rank 2 e devi fare 20 più un bel void. Perché col cazzo che voglio sbagliare contro questo stronzo. Mi pare considera se l'hai lanciato normalmente, non devi pazzesco. Neanche avere il race per lanciarlo più veloce. Quindi sono la difficoltà è 15. Ho già un 10. No.
più 7 più 6 passato. Più 4 e ritira 30. Un 10 così, sì, giusto per correttezza. Quanto fai? 5. Beh, 33. Quindi 27, 30, sempre che 33. È il numero magico. Perfetto. Sempre 33. Dica 33. 33. È il mio incantesimo. Pagina 33. Rank 33. Senti le fiamme che partono dalla tua bocca e si espandono come la voce che riempie tutta una stanza. Poi è parola di purezza. Qual è questa parola? No, non è word. È word, scritto protezione. No, ah, ok. La sua adesso è word. È parola. La okay. Mia è parola proprio. Ti leggo se ti interessa. Chi è sotto il controllo della Lightning Darkness deve fare un tiro di... No, lui va a braccio, siamo in un altro mondo. In questo momento queste cose non servono. Servirà poi, ma in questo momento... Andare esatto. A pagina 183. Io no, scusami perché non sapevo cosa tirare, scusa. Quindi? Vedi proprio che le fiamme riempiono la stanza come la tua voce. Lì è. Sì, sì, ma era... Dirò silenzio! La luce delle fiamme illumina finalmente ciò che era nascosto ai tuoi occhi. Ah. Ti ricordi adesso? Io non volevo ricordarmi. Purtroppo invece ti ricordi. Ricordi che quella di fianco a te che piangeva non era tua madre. Ah. Era la tua amata. Che tu te ne sei andato dal villaggio e hai vissuto da eremita, ma non ti sei mai ricordato perché tu avessi quella cicatrice nel ventre. Da cui però eri guarito in qualche modo. Hai dei ricordi molto confusi dei primi anni nella foresta. E adesso ricordi chi è stato a fare quella cicatrice. Vedi tuo padre, che effettivamente ha il wakizashi insanguinato. E la tua amata sta piangendo i suoi ultimi attimi di vita. Perché vedi che il suo ventre pure è stato... Non è possibile. Tagliato e aperto. Questo non è vero. Mi incazzo vedi, come una mina. Ma proprio. E cioè in quel proprio momento ti ricordi l'ultima cosa e ti rendi conto che solo con la voce della purezza sei riuscita a percepire questa cosa seppellita nei tuoi ricordi. Dietro a tuo padre vedi la figura spettrale di quello che sembra essere uno degli spettri che si racconta abitino in uno dei mondi peggiori al di là di quello degli uomini, che sono gli spiriti affamati, che si racconta nascano dai Mao Tsukai che hanno tramandato il proprio spirito attraverso il sangue nelle generazioni a venire per evitare la propria morte. Questo spirito sta usando tuo padre come se fosse una specie di marionetta. No. Come la vecchia Bayushi. Io gli devo menare questo. Non posso. Tira d'iniziativa lì davanti a te. No, non ce la fa. Cioè, hai sbagliato perché muoio. Però. Non c'è no, devi fare quello. Devi fare in questo momento il mio personaggio è fuori boh. È scosso. Ha scoperto questa cosa e non capisce se è vero. Cioè, è troppo emotivamente turbato. Quindi, iniziativa. Vaffanculo. Tiro fuori la katana. Dunque l'iniziativa come cos'è che era? Dovresti avercelo segnato rank e tieni i riflessi. Esatto. Sì. Quindi è sì, no, ce l'ho. 2 e tieni 3. No, come può? Che cazzo. Ah no, è insight rank più reflex e tieni reflex. Quindi 5K3. 5K3. Perché 3? Fidati, è 5K3. Bella merda. 7, 14, 18. No, di 1 8, 6, 5, 19. Lui ha fatto 7, 3, 1. Tanto io non ho ancora fatto nulla. Quindi, e poi lui è uno spettro. Cosa mi può fare? Dammi un attimo il manuale. Nel mondo dei sogni. Nel mondo dei sogni, cosa può fare uno spettro? Cosa mi può fare? Claudio ha giocato abbastanza a Dragon Age da sapere che ti possono fare tante cose. Cosa fa un drago nella lava? Niente. Tranquillo. Allora, Mago Spell, eccole qua. Ah, proprio così pesante ci vai. Eh sì. Io voglio scoprire come si fa a usare l'arco. Devi avere l'abilità se sopravvivo. Va bene. Perché si addice di più al mio personaggio effettivamente, ora che ci penso.
Lo spirito si mette in attacco come posizione e anche tu puoi scegliere che posizione prendere adesso. Beh, è facile dopo aver visto che ho perso iniziativa scegliere defense. Tanto puoi lanciare incantesimi lo stesso. Sì, infatti, esatto. Incantesimi puoi lanciare lo stesso. E acqua, fuoco, no, acqua e basta. Quindi sono 4 più 2 di rank. Di rank 1, quindi lo tiro subito e fa 18 lanciato. Senti uno dei tuoi arti che tira braccio destro pari, braccio sinistro dispari. Pari. Braccio destro. Senti un fortissimo dolore perché vedi uno di quei fili che stanno tenendo tuo padre piantarsi anche nel tuo braccio e senti che sta iniziando a distruggere il tuo braccio dall'interno. Per cui adesso tutti i tiri che fai di azioni fisiche che facciano uso di quel braccio hanno un più 15 di penalità. Vabbè, che troia. Se ne frega. Tanto io sono mancino. Perfetto. Vai. Voglio castare Clarity of Purpose Battle, mm-hmm, indicato per la battaglia. Ok. Il fatto che voglio proprio distruggere questa immonda creatura, visto che sono proprio dichiaratamente contro come personaggio, mi darà un più 5 più un round per 2 raises. Ah vabbè, più 5. Un okay. Più 5 a cosa? A tutto. A tutto, sì. Vai. È un tiro di aria? E no, quindi no. Adesso devo attaccare. Ah beh, sì, giusto, prima devo fare l'incantesimo, giusto? Se è un incantesimo, sì. Sì. È un incantesimo di, non mi ricordo. Water. Ah, e ho sempre 3. No, non ti sbagli, è tutto 3. 10 più 9 più 5. Andato. Andatissimo. Più 9. Aspetta, che rank è? 1. Ok. Ok, a questo punto niente, attacco con attack roll. A questo punto no, però era un defense, quindi hai fatto castato la tua azione, a meno che non sia un'azione, no, non credo che sia un'azione free. E in realtà io avrei più 5 anche all'iniziativa, ma però adesso quindi agisci per potrebbe primo cambiare, esatto. Sì, eravate a distanza di 1, lui, esatto, ha fatto 19, quindi adesso tu sei primo e sta a te. Ok, quindi puoi attaccare. Vedo ancora questa cosa di mio padre. Sì, è davanti a te, vedi che sta proteggendo lo spirito in qualche modo. Voglio provare ad attaccare, cioè con la katana a staccare i fili, colpendolo. Vai. Così. È un tiro per colpire. Quindi la mia attacca roll è 5k3. Esatto. Devi rifare a 20. 5k3. Voglio aggiungere un void e un raise. Raise per? Perché voglio staccarli tutti i fili assieme. Okay. Cioè voglio prenderlo talmente bene che, diciamo, la traiettoria della katana li piglierebbe tutti. Ok. Quindi tolgo un void, tiro 25. Un altro dado. Buono. 9, 9, 9, 8, 6. Beh, okay, ottimo. E no, K3, scusa. Beh, l'hai preso lo stesso. 9, 9, 9. Hai fatto... No, 18, 27. Ah già, è vero. Più c'era il void. Infatti l'hai preso, okay, lo stesso, quindi... E fai danni. Se fai almeno 15 sì, danni, hai tagliato tutti i fili e rimane solo lo spettro. 3k2. Quindi devo tirare per i danni. Sì. No, 9 danni. Però vedi che hai tagliato parte dei fili. Ok. E lo spirito non prende bene questa cosa. E con, immaginavo. E con quello che rimane, vedi che usa tuo padre per attaccarti. Maledetto. 4, 6. Ah no! 8, anche ai danni avevo il più 5, ora che ci penso. O no? Sicuro, non credo proprio. Ma questo non in lo genere so. No. Questo non lo so. L'incantesimo non forse, ma non lo so. Guarda l'incantesimo, ce l'hai scritto. Ma non so che pagina è. Perché... Ah, tu l'hai scritto tutto qua. Dovrebbe esserci tutto. No, vabbè, non effettivamente no. No, lo guardo qua, è di acqua. No, no, non c'è, non c'è. Sembra solo... un po' troppo forte. No, non c'entra un cazzo. No, mi ha dato il più 5 all'iniziativa, fra l'altro.
per la durata dell'incantesimo. Sì, mi sembra un po' tanto grosso. Infatti, per un livello 1 dai 5 a tutto, infatti, tutto. Quindi ti salta addosso e ti colpisce senza troppi problemi. Tanto hai di classe armatura tu, niente. Perché... E avrà 20, esatto. Avrà 21 sì. E me. Già solo con i primi due dadi ho arma, quindi qua scrivo 20. Base TN. No, qui. È la scia di D&D praticamente. E ti fa 5k4. 7, 6, 13, 17, 20. Quindi è crippled? No. 20 danni. Aspetta, tu ne avrai allora, una settantina, immagino, più o meno. 5, 2, 10. Poi c'è. Hai dei malus a tirare, sicuramente. Quanto gli hai fatto? Oh, okay. 20. Quindi fatto 2. E art, più 10. Cioè più 10 a tutti i tiri di difficoltà. Mi ha fatto incazzare, però vai, sta a te. Se vuoi cambiare stance, puoi cambiare stance. Sì, no, stavo cercando l'ultimo incantesimo che non mi ricordo mai. Siccome è tutto stampato strano, Reversal of Fortunes. Però la descrizione è in quest'altro foglio qua. Nemmeno che sembra il mio esame di chimica fisica. And those who carry its blessing reap the rewards. Per la durata dell'incantesimo, il target può immediatamente rirollare un qualsiasi roll per round. Faccio questo. Visto che... Ma roba d'attacco no, eh? Roba d'attacco... Cioè, rirollare, te sta per morire, te lo dico, eh? Dovrei rifare... Hai tagliato quasi tutti i fili, con la katana di prima. Ok, quindi provo semplicemente a staccarli tutti con un ultimo colpo. Secondo me ti conviene. Che è l'unica cosa saggia da fare. 5k3, la difficoltà quant'è? 20. Tanto. Quindi adesso è 30. Sì. Con 3 dadi non posso farcela. Infatti per quello ti dico, c'è un incantesimo per attaccare che fa 6 danni? Perché mancavano 6 danni per tagliare i fili. Poi me lo sceglierò, però posso sempre fare l'area di purezza. Che magari a lui infastidisce. Siete già dentro l'area di purezza, sì. Perché rimane. Per allora sappi che lui, se è parte di questo mondo o creatura, eccetera, c'è scritto proprio nell'incantesimo, se lui rimane qua dentro, lui ha incredibili pene. C'è scritto proprio così, incredibili pene. Ha un pene incredibile. Ha un pene incredibile. Ha un pene incredibile. Quindi già lui dovrebbe contro i danni solo perché è qua dentro a combattere. Cioè, guarda qua, ho fatto... 10, 5, 4, attenzione! Con 3 dadi potrei farcela. No, in realtà no, in realtà non ce la devi fare un altro 10. Non ce la posso fare. Ho fatto! Sì! Ho fatto un altro 10! Godo come una capra! Toh, immonda creatura! Buah! Vai, fai i danni del secondo attacco. Proprio. Merda. Devi fare almeno 6. Sei. Perfetto. Più 3, 9, 10. Tagli gli altri fili e vedi che tuo padre cade davanti a te, morto, e sta iniziando a disfarsi in polvere. E tu senti di nuovo quella voce di prima che ti dice: se è così che vuoi che vada, io ti ho detto qualcosa, ora dimmi qualcosa tu e poi uscire. Ecco cosa ti dirò. Andrò alla ricerca di mio padre. E cerco di uscire. Ti ritrovi soffocato praticamente da del liquame nerastro che ti sta riempiendo i polmoni. E tu vedi Isawa che inizia... Do una mano. Torni a riva, c'è Akuseki steso per terra. Con un segno così sulla faccia. Mi povera Kuseki. Perché dovevo avere paura? Che legnato. Perché la creatura si nutre della paura. Vedo che ha seguito il consiglio della volpe. Ottimo. Non ha senso. Sei stressato. Gli ho dato colpi sulla schiena per fargli sputare. Se si nutre di paura, perché io dovevo avere paura? Dovresti essere soddisfatto.
un esperto di gambe. Ah, proprio così, lui voleva solo fame. Visto che ti fai queste domande, la Volpe si domanda che forse tu abbia scelto invece la strada più pericolosa. Non sono proprio nel momento più adatto per ragionarci su. It's time. La Madonna. Ah, ecco perché hai detto che era più grande. Era un po' più grande. Tu. Sì. Ecco perché è rimasta in frigo così tanto tempo. Sì, perché doveva raffreddarsi. Ma perché è in frigo dall'epoca Edo. Sono venuto qua prima apposta per farla raffreddare. È ancora calda. È ancora calda? No, sto scherzando. Cazzo. Xiang? Hai visto Xiang? No. E allora continuo a guardare il riflesso. Manca anche cercando Ida. Cercando Xiang. Manca anche Ida. E Ida. E te con Ida non vabbè, hai parlato. Ida non ci ho neanche parlato. Va bene. No. Oh cazzo, proprio no? Merda. Dai, non lo sai, tu così sia. Il master non si deve interrompere. Io non sono capace di pensare a Bianca. Dammi. Xiang. Dígame. Hai visto Kitsune comparire per un attimo? Dirti quelle Xiang. Parole confuse. E adesso sei di nuovo lì. Questo è il territorio praticamente di uno Shugenja, perché se penso che sia un sogno e Kitsune mi si è palesato davanti, quindi è un incubo, però gli devo dare ragione. Quindi c'è solo una cosa che mette paura a Xiang: il fallimento del giorno che è morto suo nonno. E quindi rievoco quello. E proprio in quel momento ricordi il tempio, le fiamme che lambivano le porte e la biblioteca del tempio, il caos dei monaci che cercavano di salvare il salvabile e questi samurai vestiti completamente di nero che hanno assalito il tempio durante la notte, cogliendo tutti di sorpresa, forse usando l'aiuto di qualche kami corrotto. Vedi un leopardo con la pergamena che scappa. È bianca. Ah vabbè, ha preso la pergamena dei ravioli, non c'è problema. E sai che tuo nonno è andato nella parte più profonda della biblioteca, dove ci sono le pergamene su cui sta lavorando, o le pergamene che devono essere custodite perché nessuno ci deve mettere le mani sopra. E io faccio per andare nella stessa direzione, perché so dove è andato mio nonno. Ma tu l'hai vista questa cosa? No, io in teoria nella mia mente è che dovevo essere addestrato per diventare il nuovo custode. No, ma tu hai visto quando è successo il casino? Cioè eri lì? O questa è roba nuova per te? No. Dimmelo tu. No, in teoria l'ho visto. E se l'hai visto? Cioè, l'ho visto, non ho mai visto in faccia chi era. Questo sì. E in faccia non l'ho mai visto. Corri attraverso i corridoi del tempio, andando il più in profondità possibile nelle zone dove tuo nonno ti ha sempre intimato di non recarti minimamente. Ma oggi me ne sbatto un po' del divieto. E vai fino alla biblioteca, dove senti le urla di tuo nonno di dolore. Corro per di fiato dentro. Apri la porta e all'interno della stanza più profonda della biblioteca del tempio vedi. Nel momento in cui apre la porta cade la trave, quella infuocata davanti, che con le fiamme fa, la superi e poi vedi. Vedi tuo nonno a terra e ti rendi conto che è già morto. Mi guardo intorno. La cosa peggiore è che vedi che davanti a lui, di spalle rispetto a te, tra le fiamme, c'è qualcuno che sta
sicuramente facendo un incantesimo malvagio su tuo nonno o sui suoi resti o quello che ne rimane. Porca troia, lo carico. Iniziativa. Aspetta, prima una cosa, mentre correvo io posso fare l'azione per attivare il Kyo. Quindi che dell'acqua è entrato. Un 10. Grasp of Earth Dragon è entrato. 19, 29, 31. Sono Song 2. The World è entrato. 36, 41. Ok. Iniziati. 41 di iniziativa hai fatto? Senza me. Sono scemo. Vabbè, 27. 41? 41. 36 e 33. Vabbè. Oh, ma che culo ho avuto. Entri nella, nella biblioteca e quando sente... Quando sente che qualcuno è entrato nella biblioteca... Tu! Salitore. Dove pensi di andare? Lui alza un braccio senza nemmeno guardare nella tua direzione. Mostra il tuo volto, assassino. E in quel momento... Tu hai addosso ancora la, la giada che ti portavi addosso nel mondo vero, perché in questo momento sei in quella fase a metà in cui sai di essere in un sogno, ma non puoi uscire dal, dal sogno. Quindi tu stai ricordando tutto, ma sei il te di adesso. E hai addosso con te anche la, la giada. E mentre lui alza la mano e... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, mi batti il 5. A un certo punto vedi che chiude la mano, il corpo di tuo nonno deperisce ancora un po' di più, visibilmente davanti ai tuoi occhi. Tra le fiamme. No, consumato. Consumato. No, intorno. Ah sì, intorno ci sono le fiamme, ma è consumato da, dalla magia del Maotsukai davanti a te. E più che andato, non sto nemmeno a tirare e dirti quanto. Porca troia, cioè, mi ha bruciato mio nonno con i poteri oscuri davanti. No, non hai più giada. Tutto ciò che avevi di giada addosso è consumato. Facca per la pindella. Io inizio ad avere un po' di paura. Però. E non si è ancora girato verso di te. Vedi che si sta chinando per probabilmente strappare il cuore dal petto di tuo nonno. E col cazzo carico. Vai. Ah, perché tu sei fanno di... 6 tu allora. Devi fare 30. Infatti. C'ho 2-10. No, questo sì, no, perché ho giocato di merda. E rifatti. A 15 di riduzione. Vai Xiang, Xianga. 28, primo attacco. Quindi 13. E 18 più 7, 25, quindi 10. Quindi 10. Adesso che sei vicino e cerchi di girarci intorno anche per frapporti tra lui e tuo nonno, vedi che non importa quanto, quanto tu ci giri intorno, lui per te è sempre di spalle. Bastardo. Ma giustamente non l'hai mai visto. No, certo. Sarebbe stato bello se ti avesse rivelato. Bello questo. What? Lui. Shadow step. Continua a girare. Che vedi che alza entrambe le mani. E partono dei fili che se ci fosse Esawa riconoscerebbe. Dalle sue mani, perché sono gli stessi fili che guidavano le azioni. Cioè lui di suo è padre. Un burattinaio, cioè sì. Cerca di prendere le persone per poi, è per quello che dici tu, le manovre erai mio, sì. E con un raise per lanciarlo prima, perché è di rank 2. Che buona, tu è un sacco, perché io già faccio fatica a finire questa. Riuscitissimo. Vedi che i fili che stanno vorticando intorno al, allo stregone, allo Shugenja, vanno verso il corpo di tuo nonno.
che in questo momento si alza. Ma è bruciato. No, è consumato dal Mao Tsukai, non è bruciato dalle fiamme. Eia. E si alza. È tipo un non e adesso morto, tira l'iniziativa. Esattamente, tipo... sì. E l'iniziativa di questa roba orribile. Quindi ci sono un botto di kitsune qui. C'è il corteo nuziale di kitsune. C'è il fuoco di kitsune. Ci sono un milione. Non c'è è tantissimo. Però quello è un 10. Ottimo. Quindi 19, 27. Tu hai fatto 31. Quindi sei comunque prima tu. Perché l'altro aveva 33. Perché glielo avevo abbassato. Quindi sta a te. E però c'è il cadavere di tuo nonno davanti a te che sta per saltarti al collo. Ma vedo fili? Sì. Li brucio. Come? Col tatuaggio del drago prendo i fili e li brucio. Fai un tiro per colpire per prendere i fili. 9. Quanto devo fare? Devi fare 30. Quindi 11, 30 preso. Preso una volta, posso prenderli due per fargli più danno. Puoi provare a prenderli con entrambe le mani e fare più danno. Ah, c'è un altro. Un altro 10. Che culo. Preso. Stasera sculiamo. Il titolo. Quindi quanti danni? Quelli erano solo gli attacchi, arrivo. Allora. Questa non è andata male. 18 più 7. 25 danni primo attacco. Secondo. No, più 7. Ah, giusto. Altri sei sempre più 7. Ho il tatuaggio del drago, quindi ho i pugni infuocati. Vabbè, 33. Come al solito. Li brucio? Li bruci e vedi che il Mao Tsukai aveva usato questo incantesimo solo per distrarti. Perché in quel momento. Lascia in pace mio nonno! Vedi. Da dietro, dato che tuo nonno adesso è in mezzo, non riesci a vedere la faccia di questa persona anche se è girata verso di te. Vedi solo la sua mano spuntare attraverso il petto bastardo, di tuo nonno. Bastardo, gli ha preso il cuore. Gliel'hai gentilmente sollevato e tenuto lì davanti fermo abbastanza a lungo. Ah, e vabbè, quindi sollevare l'ha sollevato lui, sì, ho tagliato vabbè, fili. Hai capito cosa intendevo. 6, 8. E anche questo è andato. Senti una rabbia omicida incredibile che è assolutamente contraria a tutto ciò che tuo nonno ti ha sempre insegnato. E inizi a biasimare tutti i tuoi compagni e fratelli del monastero per la morte di tuo nonno e l'assalto al tempio, perché se solo loro avessero fatto quello che dovevano fare senza gozzovigliare di notte cercando di riposare il più possibile, bla bla, inizia a pensare a tutte le peggiori scuse per giustificare il tuo non essere responsabile ed essere solo loro i colpevoli di quello che è successo, e fai un tiro tirando il tuo onore più rank contro target number 30. E come funziona? Perché io onore ho 4 e mezzo. Tiri 4 più il tuo rank e tieni 4. Ok. Quindi 6. No, 8. Salutiamo Gianni intanto che ci è entrato. Sta sentendo commentato. Ciao Gianni. Anche Claudio Pustorino prima ascoltava la trasmissione. Gianni è tipo la terza volta. Andate ad ascoltare SideQuest perché finito The Complex adesso inizierà una nuova saga. Quanto? 30. 18, 25. Sì, vabbè, ma è il giorno dello sculo. 43, preciso. Riesci a tenere sotto controllo la rabbia, ma senti che la voce del tuo dubbio, della tua ira, della tua paura stanno continuando a roderti i pensieri. Però intanto tocca a te, per questo round puoi agire. Legno lui.
azione di movimento, lo vado a incalzare così che molla mio nonno. Puoi fare solo un'azione semplice però, perché un'azione l'hai dovuta usare per tenere sotto controllo. Ok, posso comunque attaccare? Sì, sì, non puoi fare i due attacchi perché sono due azioni semplici. Quant'ha? Ti rendi conto che non è difficile colpirlo? Perfetto, allora l'ho colpito. Ho fatto tipo 38. L'hai preso. Cos'è? 10, 7, 6, 2. 8, 18, 25, 32 danni. Lo colpisci praticamente girando attorno al corpo di tuo nonno, che è ancora lì in piedi con il braccio dello Shugenja, del Maotsukai, che lo sta tenendo in piedi in questo momento, e lo colpisci così forte che succede l'impossibile, come quando hai invertito la cascata ma in maniera meno bella. Sembra quasi che la sua faccia si stacchi e cada per terra. Che cazzo? E in quel momento fammi una prova di riflessi secca, solo i riflessi. CD 10. 14. Cioè di più. 19, scusa. Tengo 3. Riesci a vedere, perché è stato talmente veloce che hai fatto fatica a coglierlo anche con la coda dell'occhio, poi con le fiamme, tuo nonno morto, il cadavere dello Shugenja che sta cadendo davanti, è difficile notare la cosa. Ti sembra che siano spuntate delle gambe alla faccia del Maotsukai e che questa sia corsa via. Chi cazzo è l'inosperato? È Fuketsuna. Fuketsuna. L'ottimo Fuketsuna. E il corpo di tuo nonno si accascia insieme a quello del Maotsukai, che non è più tenuto in vita da nessuno. Ma tutto ciò ha portato forse a un risultato ancora peggiore di quello che era successo veramente, perché vedi che la pergamena sta bruciando. Cioè stai solo peggiorando la situazione, non sai come. Dato che il Maotsukai non è riuscito a portare via la pergamena, la pergamena di tuo nonno sta bruciando in questo momento. E in questo momento ti ritrovi bagnaticcio e ricoperto di... Io faccio per andare a salvare la pergamena, per spegnerla, ma... E salti fuori dal fiume. In tutto questo però Ida è ancora scomparso. Tu vedi Xiang saltare e fa uno dei suoi salti come se stesse saltando il palazzo praticamente. Io lo guardo saltare e continuo a guardare nel riflesso per vedere se vedo Ida. Io mi volto, vi guardo con uno sguardo omicida. Ida è ancora lì. Akuseki è a terra. E chi se ne frega. Lo curo dopo. Povero Akuseki. Chi lo vede è per terra. Guarda con te sega. Io continuo a guardare, vedendo lui che è in salute, guardo il riflesso per vedere se trovo Ida. E senti la voce che ti ha parlato prima, quella che ha parlato anche a Aizawa, che dice: mi spiace Kitsune, non sono riuscito a trattenerli. Mi ammazzano. L'ultimo lo terrò ancora un po', ma ve lo ridarò quasi intero. La sento questa voce? Sì, viene dal fiume. Ridacci il nostro amico tutto intero e ti rivelerò qualcosa che non sai. E su questo finisce questa puntata di Fam. E Xiang comincia a cazzottare il fiume. Vedi che serve la tecnica per invertire il flusso della cascata. Metti in verticale. Cazzo, nonno. No, serve, vedi, non sei abbastanza zen. La sacra tecnica dell'applauso da solo. Che basta che fai così. Ma non è la stessa cosa. È sempre da anni, solo, anni. È sempre un applauso. Non sei abbastanza zen. Questa birra è forte. Che rumore fa il suono di una mano sola che applaude? Vedi? Non sei abbastanza zen neanche tu. Dovevi dire, chi lo sa.
No, questo è, io sono oggettivo, questo è il suono di una mano. Infatti non sei zen, non sei oggettivo, ha detto che non sei zen. Quello che avete ascoltato era La Leggenda dei Cinque Anelli, che è il gioco di samurai, uno dei giochi di samurai più belli che abbiano mai scritto, ma ne abbiamo comprato un altro su Kickstarter, la seconda edizione. Che si chiama Samurai e Pirati. No, si chiama La Strega della Montagna. Il Kickstarter dovrebbe essere ancora attivo per pochi giorni. Ma a proposito di Kickstarter, l'annuncio, la sorpresa, vi abbiamo detto all'inizio della puntata. Io non so, io mi vergogno un po' per come è andata questa sorpresa, però so che c'è stata gente che apprezza. Sarete molto contenti, dato anche quello che state scrivendo su Twitter in questi ultimi giorni, di sapere che settimana prossima, il giovedì, si gioca ancora La Leggenda dei Cinque Anelli, come sempre. Ma usciranno due puntate. Ma quella settimana, cioè la prossima, usciranno due puntate. Una La Leggenda dei Cinque Anelli, giovedì, in diretta. E mercoledì sera, invece, uscirà non in diretta, ma come se... I Koboldi Mangiano Bambini. A colori! In italiano! Con Simone Bonavita. Sempre lode al Rettorg. Lode al Rettorg. I Koboldi Mangiano i Bambini è su Kickstarter adesso. E è della Kaizoku Press. Il Kickstarter per portarlo in italiano. Se volete sapere perché si dice lode al Rettorg, ascoltate la puntata di mercoledì. Esatto, non spoilerarlo. Dovrò ascoltarlo anch'io per saperlo. Tanto non l'ascolterai mai, quindi te lo dico dopo la trasmissione. Non so, dipende dalle partite del mondiale. Non hai ascoltato le nostre che quando dobbiamo partire? E invece sì, perché ero lì a guardare. No, le puntate al riassunto no, ma quando voi giocavate io non c'ero, le guardavo. È vero. Usciva sempre il messaggio a Lorenzoni che sta guardando Poi spegneva e se ne andava perché non ricordava nulla. Infatti ti abbiamo dovuto fare riassunto di tutto. Dopo me lo dimentico. Gli antidolorifici. Esatto. Giusto, è vero, bisogna dire. Ma ci sono altre novità. Quelli dopo che ne ascoltano e... No, dicevo, quindi puntatona speciale. Speciale anche perché non solo è il gioco che sta facendo il Kickstarter per la traduzione. Perché c'è Simone Bonavita che torna gioca... dopo due anni ed è uno speciale su Kribug e su quando ha conosciuto Krubal. Vi dico solo questo, ovviamente non sarà una puntata seria perché i Koboldi Mangiano Bambini è un gioco basato su un sistema che si chiama Beer e quindi non può essere che però sta per Brawn, brutalità, ego estraneo e riflessi. E sotto estraneo ci rientra tutto quello che è inutile in D&D. È un giocare di menare, dai. È un giocare di menare. È un giocare di essere menati. È molto ignorantemente eroico. Nella statistica che si chiama estraneo ci rientra tutto quello che è cliché nei fantasy, tipo tutto quello che possono fare i chierici e i bardi. È scritto così nel manuale. Certo, mi piace. Il mio povero Scratch è stato quasi il bardierico. Quindi andate, c'è Milano Nerd. Chi vuole questo venire weekend c'è Milano Nerd al Carro Ponte, troverà un'area games dove ci siamo noi ma tanti amici che abbiamo invitato e facciamo giocare le persone e ci saranno anche, c'è anche una sorpresa. Ricky prende il Cotillon. No, c'è c'è una sorpresa per il weekend ludico. Chi viene a giocare al Milano Nerd troverà una cosa. Weekend ludico che invece è a luglio. Che invece è a luglio e anche è venuto, il giorno, perché sennò non serve. No, è il 21 e il 22 luglio, è venuta fuori una figata e basta, il programma è finito, è venuto fuori una figata. E come dice uno dei cambi, non c'è bisogno di spiegare perché non sarà una puntata seria. No, non quella del weekend ludico, quello sarà neanche serio. Il weekend ludico sarà serio, assolutamente. Quindi, doppia puntata settimana prossima. Come dicevo, di SideQuest a breve inizierà la nuova campagna. Mm-hmm. Con che sistema? D&D, quinta. Fantasy. Potrei ascoltarla tutta. Fantasy, ambientazione ovviamente nostrana. Chiaro, in casa, come è giusto che sia. E, cioè, nella pianura padana si gioca. Assolutamente sì. San Giovanni. Ma difatti San Giovanni e San Donato. Ma San Donato ci sono queste terre magiche. Ma D&D quinta è il nome della linea della metropolitana. La quinta. Esatto. Quinta. M5. È la quinta. La D&D 5. La D&D 5. E quella è tutta l'ambientazione. Basta. E anche di epoca è finita, sta finendo praticamente adesso. Hanno giocato l'ultima puntata, quindi io non l'ho ascoltata a epoca. Mi hanno detto che è molto bella, quindi ascoltatela, perché io non ascolto i podcast, ma sappiamo tutti.
Però ho letto dai vari tweet che ci sono c'è stata una quasi mantata. C'è stata una quasi mantata e la sentirete nella puntata. Quindi ascoltate, quello lì mi ha incuriosito molto. Ah, non vedo l'ora di cominciare. Finalmente devo mettermi in pari con i metalli della leggenda dei Cinque Anelli. Ho finito. È tutta molto fantasy arturiana come saga, perché i protagonisti sono i figli di Re Artù. Quindi andate ad ascoltare anche Epoca. Sono 25 episodi, anche quello, quindi con anche storia pregressa, se volete andare sì, potete a leggere sul sito. Potete leggere ciò che è successo prima su fumblegdr.it. E quindi noi ci sentiamo settimana prossima con addirittura 2 puntate di Fumble. Yeah! Perché ve le meritate, andate a lasciare anche le recensioni a 5 anelli e a 5 podcast e a 5 saghe, a 5 edizioni. Eppure 5 euro. 5 euro, 5 euro. Cinquina, che è quella sulla vecchia. E intanto voi due avete preso un sacco di schiaffi e non ho preso neanche un danno. E noi adesso anzi, mi sono fatto anche un amico. Esperienza. E ti sei fatto un amico con il blackmail, però vabbè. Vabbè, ma poi... Sei solo un disonorato, ecco cosa sei. Ma se disonori un disonorato, sei tu stesso un disonorato. Nel frattempo io ho conosciuto probabilmente il daimyo del mondo del male. Ma era perfetto, il nonno Zen è venuto proprio perfetto, no, fastidioso come i racconti del mi ha trollato come una merda. Quindi è giusto che sia, il vero maestro Zen è così. Si è trollato. Sì. Un pix per la sessione. Un pix per la sessione. Io fuori di segnali così tra un po' ho finito. E cancellali. Ma è più divertente così, so quanto ne abbiamo preso durante tutte le sessioni. Elemento importante superato nella storia. Beh, uno sicuro. Cosa? È tuo. Che dobbiamo andare a sud. Ok. Per... Cioè, se teoria, volete vivere andate a sud. Sì, è detto da uno che conosce bene le terre, potrebbe essere un buon suggerimento. Poi un altro è la sua scoperta di suo padre. Quelle sono personali. Quello è il segreto. Segreto personale, di qualcuno. Sì. Segreto di quello è il segreto rivelato di qualche PNG, diciamo il suo. Il suo, perché è saltato effettivamente fuori che cosa è successo, sì. E di chi è il... Lui non ha scoperto niente del nonno della pergamena quando è stato attaccato. No, perché mi ricordo già lo sapeva. Uno però che il tizio molto probabilmente è il daimyo dei o strettamente alto imparentato nella famiglia dei Degatsu. Dai Gozu. Sì, perché Gozu grosso e Gianluca, dai Gozu. Quindi lo mettiamo come quindi due. Due per quello lì. Dai Gozu. Interpretate i vostri svantaggi mettendovi in situazioni difficili. Ne? Beh, dai, io a me mi ha aiutato in io parte. Io ho attaccato sapendo di essere assolutamente in svantaggio. Ma è un tuo svantaggio che hai preso i punti. No, che è ti dà il mio penalità. Personaggio che il deve suo, combattere il i demoni. Il suo svantaggio comunque. Invece l'ha messo in gioco mettendosi in una situazione difficile, perché il suo svantaggio era la sua vecchia amata che è morta. Sì. Quello da scheda. Il suo svantaggio è un amore perduto. E se l'è messa contro tirandosi sì, fuori. Sapevo, sì. Kai. Sapevo che sarebbe stata allora una brutta mossa. Perché... Uno, non è morto nessuno a causa vostra. Siang invece sì, è stato smerdato dal nonno. Sì. E in più ho preso lo svantaggio con Siun, con la determinazione. Io non posso più bruciare vuoto per aumentare i tiri. Ma questo l'hai preso dopo. No, l'ho preso pure la sessione. Ho bruciato tutto il vuoto proprio facendolo in storia per prendere lo svantaggio. Ma non hai giocato uno svantaggio mettendoti in difficoltà positive. Ti ha dato un vantaggio il vuoto. Però ti tieni lo svantaggio da giocarti. Però intanto il fatto che il nonno ti ha smerdato invece. Va bene, lo teniamo. Nessuno è morto a causa vostra. Sì, qua, tecnicamente non è morto nessuno. Però... Ho risolto il legame con Kitsune. Mi sono fidato della pazzia della volpe. Oh, grande! E forse aspetta anche io. Comunque è 3 perché non è morto nessuno a casa nostra. Sì. Sì. Aspetta, vediamo, perché io c'avevo scritto di Xiang qualcosa inerente. Aspetta, Quando vuoi, Roberto. Se vincete un duello. Xiang, grazie alla volpe, terrà testa 1 di rango superiore. Non è di rango superiore. No. Quindi no. No. Peccato. Rango è una roba proprio. Sì, era di onore. In teoria il duello l'ho vinto come lui. No, non era un duello. Abbiamo I duelli combattuto. Sono i duelli. Diciamo che abbiamo combattuto, okay. Ma non era tipo i duelli ti sono... sfido duello. Esatto, i duelli sono quelli che ha fatto Ida e Kakita. Esatto. Ok. Per cui è proprio per l'onore della mia famiglia ti sfido e ci affrontiamo. È un mostro delle terre d'ombra. Quello sì. Quanto, quanto costava alzare tutti e due voi? Alzare rank?
No, il rank non lo puoi alzare. Il rank non lo alzi. Lo alzi passando di livello. Minchia, loro 10 perché hanno sconfitto un coso? No, 5 perché non era un... No, 1 per tenere mi conto, ma sono 10. Fate 5 perché non era un Oni gigantesco. Ah, ok, ok. Un mezzo. E tu prendi ne 2 perché li hai aiutati dicendogli cosa dovevano fare. Che a lui... Vabbè, gliel'hai detto, sì, poi sì, non ti ha ascoltato, ma quelli sono... Quanto costava alzare un rank? Non devi alzare, non puoi alzare, devi spendere questi tutto finché non arrivi quello, al prossimo. Quelli... No, no, scusa, alzare... Dove devi arrivare per 2? 3. Tranne il vuoto. 3, sì, portarla a 4 costa 8. Oh, finalmente arrivo a tutto 3. Io ti devo calcolare, ragazzi. Bene, mentre voi spendete i vostri punti esperienza, io saluto e dico a tutti che ci sentiamo la settimana prossima con 2 puntate. Buonanotte! Buonanotte! Quanto mangiare, ragazzi? I bambini dei Goboldi. Ci vediamo. 14 punti... Thank you.